Graziano. Bene, buongiorno. Allora siamo arrivati all'illustrazione da fare dell'osservazione 123. Dovrebbe essere conclusa quella precedente, se non ricordo male, eh? La 121. Ok, prego. Allora, osservazione 123. Siamo nella zona dell'acquerella di Capezzano Pianore. Siamo su un terreno di proprietà che è stato inserito in una scheda norma che è quella relativa al parco archeologico dell'acquerella. E l'osservante chiede che venga reso questo terreno edificabile, classificandolo B3, in quanto diciamo la partizione definita in sede di adozione non la convince, perché in realtà questo terreno si colloca in naturale prosecuzione rispetto al tessuto edificato circostante. L'osservazione è stata parzialmente accolta con l'introduzione di una scheda norma. Vediamola. Allora, come vedete, la scheda norma è questa, la 3. 8, che prevede, diciamo, sul versante più a valle, ecco Antonella, si resta un attimo sull'immagine, sul versante più a valle la realizzazione di un piccolo parcheggio in allargamento della strada e la realizzazione di un'area a verde che vedete è in naturale prosecuzione del parco urbano dell'acquerella, quindi diciamo lo scopo pubblico di questa scheda norma è acquisire una parte dell'area del futuro parco archeologico dell'acquerella e dotarlo, no, diciamo una serie di posti auto che sono quelli individuati in giallo. La parte fondiaria invece si concentra nel grigio, mentre quest'area H1 resta sostanzialmente un'area, diciamo così, priva di edificazione. Ora però scorriamo la scheda. Simone, verde privato, rimane diciamo di proprietà privata, ma deve essere mantenuta a verde. Ok, scorriamo la scheda. Superficie territoriale, vedete, complessiva 2300 metri quadrati l'area A e 2300 metri quadrati l'area B. Lo spazio pubblico è per 1000 metri quadrati, diciamo, il verde che va all'implementazione del parco e per 200 metri quadrati il parcheggio. Andiamo avanti. La superficie edificabile massima è 100 metri quadrati a destinazione residenziale, quindi vedete un intervento molto ridotto. Un'unità immobiliare, 7,50 metri di altezza. Gli obiettivi dell'intervento sono quelli che descrivevo. Scorriamo. Ecco, vediamo bene i termini della perequazione. Vedete, realizzazione degli interventi di adeguamento e di integrazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali di qualificazione della via dell'acquerella, anche con minimi adeguamenti della sezione stradale ai fini della sosta lungo strada, impegno al mantenimento e alla tutela dell'uliveto esistente, quale spazio aperto pertinenziale, con contestuale adeguato controllo della dislocazione del nuovo edificio da realizzare. Vedete, è l'impegno alla tutela dell'H1, di quell'area che resta verde privato, e poi vedete cessione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato, quale porta di accesso al parco archeurbano dell'acquerella. Quindi
Per essere precisi, la perequazione si compone di cessione e realizzazione per quanto riguarda l'aspetto del parcheggio e dell'allargamento della via dell'acquarella. Per quello che invece riguarda la parte a verde pubblico destinata ad ampliare il parco, è prevista soltanto la cessione dell'area. Ovviamente qui l'attenzione è quella dell'equilibrio economico e finanziario, perché ovviamente non è che possiamo chiedere in cambio di un'unica unità residenziale la realizzazione di un pezzo di parco, no? Tanto più che il parco archeologico presuppone una progettazione unitaria, insomma, mentre quella è una parte significativamente grande, ma insomma, lontana dall'essere la totalità del parco. Questa è la scheda. Ci si può andare con Google e poi volevo chiedere una cosa. Ti ho detto cessione e realizzazione di un parcheggio, ma qui non c'è scritto parcheggio da realizzare. Allora, Riccardo, l'espressione, descrittiva è più generica in questo senso che la previsione I2, poi l'ufficio è qui e mi corregge se sbaglio. Sostanzialmente è compatibile sia con un allargamento stradale sia con un'area di sosta. Probabilmente lì va fatto un intervento, immagino io, così è stato pensato da noi, in cui metti dei parcheggi a pettine, no? E magari cogli l'occasione per allargare un pochino la strada. Quindi in questo senso, c'è questa descrizione. Lo dettaglierei meglio anche perché così io non lo Può capisco. anche specificare meglio, se non è chiaro, si può anche specificare meglio. Ma infatti non si diceva l'altra volta, Simone, che dovevano essere specificate meglio, perché anch'io come Riccardo lo leggevo, infatti non avevo capito bene cosa era scritto in scheda norma. Sì, ripeto, la simbologia I2, se voi andate a vederla poi, se voi andate a vedere a cosa corrisponde il simbolo I2, vedete che corrisponde alle aree di sosta. Quindi possiamo descriverla meglio la previsione, non ci sono problemi. Però ecco, la parte, normativa è data non soltanto dalla descrizione, ma anche dalla simbologia, che c'è sul piano. Quindi, se volete, si può descrivere meglio, nel senso che Fabrizio, magari nella descrizione si può anche proprio fare riferimento, no, alla sosta, delle auto, che non è Sì, esplicita. l'ho già corretto, sentitevi così è più chiaro. Realizzazione e cessione degli interventi di adeguamento e integrazione dell'opera di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali di qualificazione della via dell'acquarella, comprensivi anche degli adeguamenti della sezione stradale, degli spazi di sosta e fine della formazione dei parcheggi lungo strada. Perfetto. Ecco. Così è Andiamo a vedere più su chiaro. Google, volevo vedere l'area. Fabrizio, una cosa, mentre mi hanno chiesto l'area da parte di Riccardo, questa parte qui di parco in realtà era l'unica che era oltre la via dell'acquarella. Quando mi dici questa parte qui, mi dici quella a monte, sulla collina, dici? Allora, no, io volevo capire, il T138 che è in questa immagine a destra, no? Sarà, Sì, questa è. quindi la parte collinare era storicamente era l'unico pezzo che era nell'acquarella, perché io qui vi ricordo che nel vecchio regolamento urbanistico c'era un piano attuativo che poi è decaduto per la realizzazione di interventi che non sono mai stati fatti. Volevo dire che il piano era stato approvato, eh? È stato approvato in consiglio comunale, però non è mai stata firmata la convenzione e quindi è decaduto. Ho capito. No, ma È volevo capire. l'unico sì, tassello a monte della strada, detto del Perché parco. a monte, perché chiaro, sì, c'è le curve di livello e sale lì, pendio. Ma Sì. il Però parco fatemi è tutto a valle, quindi. Google. Sì, qui vedi la situazione prima dell'accoglimento di osservazione, Sì, per essere ancora più, dettagliati nella storia, no? Del piano,
Questo fu approvato, come diceva la Manola, dal Consiglio Comunale. Prevedeva tra l'altro un intervento residenziale piuttosto consistente a monte della via dell'Acquarella. Ma quando fu approvato? Un intervento che oggi probabilmente non sarebbe nemmeno fattibile in base alle regole del PIT della Regione Toscana. Quindi è sempre stato concepito così, no? Questo ambito del comune. Il parco, come dicevi appunto Jacopo, ora tu, concludendo il ragionamento, è a valle della strada, si sviluppa per intero a valle della strada. La parte a monte è sempre stata, diciamo, storicamente ritenuta un'occasione di carattere perequativo, ma si prevedevano dagli 8 ai 12 alloggi, mi pare, all'incirca, cioè un numero molto consistente di alloggi. Voi capite che oggi siamo su una scala completamente diversa. L'intervento è collocato, non è un caso che la parte fondiaria sia proprio stata individuata in modo preciso, no? In quel tassello grigio, perché lì non ci sono problemi, diciamo, di compatibilità rispetto al territorio precollinare, agli uliveti, eccetera. Ovviamente, questo tipo di perequazione che coinvolge soltanto una delle proprietà, diciamo, ci dà un'opportunità legata all'acquisizione di una parte dell'area del parco, non a tutta. Però, insomma, è una buona porzione quella che acquisiamo attraverso un intervento molto, molto ridotto sotto il Ma profilo. qual è in questa foto qui, qual è l'area? Ma io non lo so. La vedi Riccardo col mouse? Sì, la vedo. Ok. La vedo bene. Ok. Allora, se ci sono delle perplessità sotto il profilo, chiamiamolo ambientale, come posso dire, si può anche andarla a vedere, non è che, cioè Ma noi. infatti è il motivo per cui ha quella prescrizione proprio di tutto il mantenimento della parte di varco, cioè diciamo la concentrazione, diciamo, dell'area edificabile è tutta spostata verso l'edificio già esistente. Vedete che peraltro c'ha una specie di ansa, no? Per l'ingresso. L'idea era proprio appunto di spostarlo il più vicino possibile all'edificio già esistente, proprio per lasciare libero e ancora conservata la parte, diciamo, questo penso sia ancora un oliveto o comunque un'area alberata, no? E a giardino, no? Senza che venisse alterata. È il motivo per cui c'è quella prescrizione e la zona di trasformazione è molto stretta. Se guardate, è un impegno molto, proprio, come dire, stringato sulla possibilità di realizzare un Ah, edificio. scusate, Il parco dell'Acquarella dov'è? Si può tornare di là? Dov'è il il parco parco? dell'Acquarella è quello che si sviluppa a sinistra della strada. No, ma guardiamola su Google. Vabbè, ma è la stessa, guarda, Riccardo, No, quel verde. ma me lo fai vedere, si vede bene su Google. È a Qual è il sinistra, parco? tutto questo qui, tutto quello che ti sta Appunto. segnando fino alla strada, perché se fai un parco, Ho chiaramente poi c'è capito. dell'accesso al parco, eh. Io ha senso qui? Cosa? Cosa ha senso? Domando, cioè fare questa scheda norma fa senso per il parco? No, sotto il profilo dell'interesse pubblico sicuramente sì, Riccardo, perché ti dà un contributo significativo all'acquisizione dell'area. Quindi da quel punto di vista, almeno diciamo, l'amministrazione non ha dubbi, ecco. Capisco invece che ci sia un aspetto delicato dal punto di vista ambientale. Tieni Anche presente, io questo. vado a memoria che lì il Consiglio Comunale, ma ti parlo di, come dire, delle amministrazioni che si sono accavallate nel tempo, cioè Capito, ma se la sbagliavano. portata avanti, se mi ricordo bene, la portata avanti l'amministrazione Bertola, e l'abbiamo conclusa noi, prevedeva, mi sembra, Manola, 10 alloggi se non sbaglio.
Non me lo ricordo, forse 6 o 8. Comunque Ma si insomma, estendeva su tutta l'area in pratica. no, ma ho capito che questo è ridotto, però non so se ha un senso, cioè, anche, cioè chiunque l'abbia portata avanti in precedenza, se era una cosa che io condivideva o non condivideva. Il senso sotto il profilo dell'interesse pubblico ce l'ha e come? Perché ti dà un contributo molto significativo all'acquisizione dell'area. Certo, non totale, perché intanto perché l'area non è proprietà tutta dell'osservante, poi perché Appunto. ovviamente la perequazione deve avere un equilibrio, però un senso ce l'ha e come? Un domani che vai a fare l'esproprio di quell'area, una parte non la devi espropriare perché è legata, insomma, risparmi delle risorse pubbliche, cioè un senso ce l'ha. Quindi, secondo me, ecco, l'unico aspetto, come dire, magari appunto stare attenti a non fare una compromissione di carattere ambientale, però Fabrizio spiegava Insomma, che ma l'avete vista l'intervento quell'area lì com'è, no? Ci si passa sempre, guardate, andiamola a vedere. Io non lo so. Io su questo, se la vogliamo andare a vedere, non ci sono problemi, nel senso Ma che non si può vedere con Google Map con l'omino, come adesso? proviamo a vederla con l'omino. Mi sa che non ci arriva. E non è detto, va visto. No, non ci arriva. Vedete? No, perché non c'è più la condivisione, Antonella. Scusate! Scusate, non mi si è levata, scusatemi. Non so come ho fatto. Ok, vai. Non ci va. Aspetta, ora mi è saltato. Vedete, non ci può andare. Niente. No, ci va. No, non ci va, non ci va. Comunque vedete che la cosa che dice Fabrizio si vede anche da questa immagine, cioè vedete che effettivamente c'è una parte accanto alla casa che è come posso dire più rada, Sì, si quindi insomma. vede. Noi abbiamo cercato di fare in modo che l'eventuale, posto che io capisco eventualmente anche le perplessità di CAD, ci mancherebbe, però abbiamo, proprio per questo motivo qui, abbiamo fatto in modo che questa villetta venisse realizzata sostanzialmente andando a ingombrare lo spazio che evita di, diciamo, di occludere i coni visivi, perché se vedete anche la villetta sottostrada, no, espancia di una dimensione, no, che è proprio esattamente quella che poi andiamo a occupare, come se noi andessimo, diciamo, andassimo a costruire un completamento che evita di andare a stringere ulteriormente l'eventuale colo visivo e paesaggistico che è presente sulla via dell'Acquarella, no? Tant'è che l'ingombro del nuovo edificio, non, oltre a essere a fianco all'edificio esistente a monte, non supera l'ingombro dell'edificio a valle. So, vedete che c'è una specie, è strambato il giardino dell'edificio a valle, no? Vedete che c'è un giardino che poi si allarga verso l'acquarella. Ecco, l'ingombro complessivo sta dentro, diciamo, la struttura edificata già esistente e evita di avere, diciamo, un'occlusione delle eventuali visuali paesaggistiche sia a valle che a monte. Ecco, ragionamento un po' questo qui. A noi ci sembrava un'opportunità per due motivi. Uno, perché i parcheggi su via dell'Acquarella, come sapete, sono molto appetibili anche per tutto il ragionamento, no, di accessibilità che si è sempre cercato di, che abbiamo cercato di sviluppare anche un pochino più vicino alla chiesa, no, al centro della Sarzanese, e due, perché appunto avere questo spazio già di proprietà pubblica, peraltro ha già attrezzato con una serie di spazi di sosta, domani che si avviasse la progettazione del parco archeologico avrebbe già quest'area di accesso, diciamo, no? Quest'area di servizio a verde che poi
tipicamente tutte le aree archeologiche hanno, no? Cioè dove ci si ferma, si fa attività didattica all'aperto, cioè si fa tutta una serie di funzioni propedeutiche, diciamo, alla visita all'area archeologica. Questo era il ragionamento che abbiamo fatto. Ovviamente tutto questo ha anche pesato, diciamo, il progresso urbanistico, per cui in considerazione del fatto che comunque lì ci sono potenzialità edificatorie inespresse, ma comunque peraltro già approvate dal Consiglio Comunale, quindi che c'è un trascorso urbanistico e che qui viene proposta una profonda riduzione, peraltro appunto fortemente mitigata dalla sua dislocazione, ci sembrava un giusto punto di equilibrio. Ecco, però poi magari si va in conferenza paesaggistica e ce lo boccia la regione, cioè, voglio dire, perché poi noi teniamo conto di questo aspetto che ci, diciamo, non ci dobbiamo mai dimenticare, che noi facciamo le nostre valutazioni, ma poi le valutazioni definitive e inconfutabili le fa la conferenza paesaggistica, la soprintendenza, quando porteremo tutto in conferenza paesaggistica. Magari quindi noi facciamo tutte le nostre considerazioni e tutto quello che a noi ci sembra compatibile, magari in parte alla conferenza non gli sembra, ma è successo anche il contrario, che cose che io avrei detto, queste ce le boccia di sicuro la regione, poi invece la regione e la soprintendenza invece l'hanno ritenuta compatibile. C'è comunque un ulteriore, diciamo, soggetto terzo di controllo sugli aspetti di compatibilità paesaggistica, ricordiamoci. Ma io vi faccio questa proposta. Tanto dobbiamo fargli dei sopralluoghi, no? Facciamoci un sopralluogo. Dopodiché, tanto al sopralluogo, insomma, lo programmeremo in modo che siamo tutti presenti. Se quando andiamo lì, alla fine, insomma, siamo tutti tranquillizzati sotto il profilo paesaggistico. Bene, questo ci servirà anche nel caso, no, Fabrizio, in sede di conferenza paesaggistica ad argomentare meglio, no? Perché se si è fatto un sopralluogo, questo può essere anche utile da quel punto di vista. Se invece andando lì ci rendiamo conto che facciamo un danno di carattere ambientale perché abbiamo mal valutato, diciamo, l'impatto anche di questa singola costruzione, non faremo un passo indietro rispetto alla tutela dei valori, insomma, che sono anche previsti appunto dal PIT. Però ecco, io farei in questo modo, nel senso che invece sul lato, è la mia opinione ovviamente, sul lato perequativo non avrei dubbi di nessun tipo, nel senso che noi praticamente attraverso questa scheda norma realizziamo, come diceva Fabrizio, l'ingresso del parco futuro, e questa per noi, ma penso non solo per noi, è una scelta assolutamente positiva, persino strategica. Cioè, dispiace che negli anni non si sia riuscita a realizzare quella convenzione, non fu firmata perché purtroppo ci fu un decesso e poi scadde il termine per firmarla. E gli eredi non erano in tempo più a firmarla. È stata una vicenda incredibile, molto sfortunata. Questo è, insomma. Simone, ma sappiamo già che per un eventuale sviluppo del parco, quello lì è il punto strategico per poi avere l'ingresso al parco e che un eventuale parcheggio in quel punto lì poi sia strategico appunto per l'eventuale sviluppo del parco. Cioè, è questo che ti dico, cioè non è che ci ritroviamo magari a fare un intervento lì che poi nell'eventuale sviluppo del parco in quella sede lì non è opportuno farlo, come ti posso Sì, è dire? chiara la domanda. La risposta è sì. La risposta... Potete rispondere dopo che almeno c'è un'altra domanda di Alberto. Ah, scusa. Per favore prenotatevi, Alberto è l'unico che lo fa. Prenotatevi. Sì, grazie, grazie Presidente. Tre riflessioni di carattere generale. L'osservante ci chiede che venga classificato B3 e noi proponiamo una scheda norma. Va bene così? Prima domanda. Seconda, viene individuata una perequazione, viene individuata la cessione, la realizzazione. Grazie.
vorrei entrare un po' più nel merito individuando quanto di verde e quanto di parcheggio sostanzialmente, no? Perché c'è una striscia, è vero Simone che c'è una striscia, ma non è indicizzata sostanzialmente. E poi quella secondo me un po' più importante che è di valenza generale totale, noi abbiamo tutta una serie di disegnini, no? Sul territorio dove vanno a individuare quelle che sono le perequazioni, intese come parcheggi, piste ciclabili, e quando, pulitura di lavatoi, ristrutturazione e recupero di fabbricati, ma abbiamo prontezza da parte dei lavori pubblici, anche se sommariamente e preliminarmente, un progetto di massima sulla fattibilità, attuabilità, sostenibilità, anche dal punto di vista economico, perché ora, caso specifico, no? A ottobre si approva il piano operativo, diventa attuabile questo tipo di intervento, il promotore d'iniziativa decide di partire, presenta al PDC, dico c'è un progetto, è chiaro che il privato non può fare il parcheggio e non può recintallare perché dico, deve soddisfare dei requisiti e delle caratteristiche particolari oltre che essere omologato dal comune. C'è già una previsione di un progetto preliminare su quella viabilità lì, come viene ampliata, in che maniera, in che modalità e quanto costa? Questa era la mia riflessione, grazie. Come per tutti gli altri. Allora, alla prima domanda la risposta è il cittadino chiede l'edificabilità del terreno e poi dice B3. Ora, siccome l'osservazione dice la giurisprudenza, è un contributo collaborativo alla stesura del piano, non ha importanza se il cittadino sbaglia, diciamo, una terminologia tecnica. Quello che conta è che sia chiara la sostanza della richiesta. E loro chiedono l'edificabilità, poi indicano, diciamo, uno strumento sbagliato, ma la richiesta è chiara. Tenete conto che le osservazioni le fanno spesso i tecnici, giustamente, perché questo consente, no, di farle sotto il profilo formale nel modo più corretto, ma in realtà le firmano spesso i cittadini o le potrebbero fare anche i cittadini senza tecnici, cioè l'osservazione è uno strumento di collaborazione. Quindi noi dobbiamo sempre capire la sostanza della richiesta, al di là che ci siano poi o meno terminologie corrette. Mi pareva, Alberto, ricontrolliamola per scrupolo, che le dimensioni della parte perequativa siano indicate, cioè 200 metri quadrati l'area a parcheggio e 1000 metri quadrati l'area a verde attrezzato. E ultima cosa, allora, è evidente che non può esistere, ma ve lo dico perché insomma è così da sempre, non esiste una progettazione preliminare di tutte le opere pubbliche che noi prevediamo nel piano operativo, non c'è, in alcuni casi c'è, in altri no. Questo è uno di quei casi in cui onestamente non credo che ci sia una progettazione preliminare, anche perché è molto difficile prevedere in anticipo, no? Quali previsioni urbanistiche partiranno e quali non partiranno. Non c'è dubbio, Alberto, è vero che se a un certo punto una serie di previsioni partono, ci vuole un'attività progettuale intensa dal punto di vista no, del lavoro che va fatto sotto questo profilo. Ti ripeto, in alcuni casi ci sono i progetti, in altri casi no. Tenete anche conto che giustamente Alberto parlava di progettazione preliminare, perché poi una progettazione più dettagliata presuppone addirittura che tu abbia non solo la conformità urbanistica, ma anche l'inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche. Per cui questo è lo stato. Invece, venendo a quello che chiedeva Michela, non ci sono preoccupazioni da questo punto di vista, Michela, perché l'unica possibilità di accesso a quell'area è quella lì di Via dell'Acquerella, nel senso che vi si accede anche a valle, ma in mezzo alle case da una stradina strettissima. Quindi è inimmaginabile che l'ingresso del parco possa essere organizzato, la sosta del parco possa essere organizzata, diciamo, a valle. Se avete presente lo stato dei luoghi, c'è praticamente, insomma,
si entra in una zona dove c'è un edificio che poi insomma che resta sulla sinistra e poi a destra ci sono altre abitazioni, insomma, quindi che dal punto di vista dell'organizzazione dell'accesso al parco, quel parcheggio serva, è fuori discussione, insomma, ecco, non saremmo in grado di organizzare un sistema di sosta adeguato in altri punti del parco. Quindi credo che l'interesse pubblico venga funzione, vero? Della funzione rispetto all'accesso. Non so se aveva risposto l'assessore. Sì, mi pare di aver risposto. Cioè, lì è l'unica possibilità che c'è di sistemare, di organizzare, diciamo, la sosta delle auto. Non c'è un'altra possibilità per come è conformato il parco, insomma. Questo è fuori discussione, cioè non esiste un progetto su quest'area, ma i ragionamenti su quest'area di natura progettuale esistono, perché è 20 anni se ne parla, quindi non, come ti posso dire, Michela, non ci inventiamo nulla, sempre nel corso degli anni è stato immaginato che quel lato lì fosse il lato naturale dove metterci il parcheggio sostanzialmente, perché non c'è alternativa, sul lato a valle non c'è lo spazio, non c'è modo. Quindi ti volevo dire, l'interesse pubblico scaturisce da questa cosa. Ecco. L'interesse pubblico è la mia opinione, ma insomma è abbastanza oggettivo, secondo me è fuori discussione. Cioè, almeno per noi l'area dell'Acquerella costituisce un obiettivo strategico. Chiaramente non è che attraverso questa scheda si realizza quell'obiettivo strategico, però si contribuisce a realizzarlo, quindi da quel punto di vista, francamente, io non vedo dubbi di nessun tipo. Capisco invece che, insomma, si possa guardare meglio l'inserimento ambientale e paesaggistico della parte edificata, anche se molto, molto ridotta. Facciamoci un sopralluogo. Sì. Cioè, non vado oltre, ma sono decine e decine di anni che quell'area strategica, decine e decine di anni che non si fa nulla. Cioè, tant'è, Simone, che anche voi 10 anni che amministrate, anche voi non ci avete fatto nulla. Quindi, ma la strategica, io non so il significato, non so più il significato della parola strategica, perché per tutti è strategica e nessuno ci ha mai fatto nulla. Anche voi in 10 anni non ci avete fatto nulla. Cioè, quindi, Riccardo, però abbi pazienza. Scusa, fammi finire l'intervento e poi mi replico. Cioè, quindi io capisco che poi ci si dica, per noi senza ombra di dubbio è strategica perché vogliamo sviluppare eccetera, e quell'area è propedeutica, assolutamente no, prima veniva l'altro, poi questa poteva essere propedeutica dopo, se effettivamente avessimo avviato un percorso di risanamento e di valorizzazione di quell'area, io la vedo così, punto. Riccardo, lo dico, guarda, con onestà intellettuale, questo non è uno di quei casi in cui si può dire che l'amministrazione non ha fatto niente. Noi siamo andati in consiglio, noi abbiamo completato il procedimento urbanistico che prevedeva questo scambio, diciamo, perequativo di cui raccontava anche Manola Bonari. Siamo andati in consiglio comunale, l'abbiamo approvato, poi all'atto della firma della convenzione c'è stato un problema molto grave di salute che poi ha portato al decesso di una persona dal lato della proprietà privata. Quando questo problema è stato risolto, che c'erano le condizioni per la firma della convenzione, io sono andato in Regione Toscana per provare a salvare il piano, ma non era più salvabile, perché ci sono delle regole molto stringenti sull'efficacia, diciamo, e la durata delle previsioni urbanistiche, e la previsione nel frattempo era scaduta. Cioè, nella vita di un'amministrazione succedono anche cose che non governi, quindi questo non è uno di quei casi in cui si può dire che l'amministrazione non ha fatto niente. Dopodiché, per fare qualsiasi cosa diversa bisogna passare da un nuovo piano operativo. Cioè, una volta che noi abbiamo purtroppo preso atto
che la strada, diciamo, individuata, no, in passato non era più percorribile, e l'unico modo per ritornarci sopra era, come dire, fare una nuova previsione urbanistica. Quindi io mi auguro che questo piano metta nelle condizioni chi amministrerà di poterla realizzare, questa scelta strategica, perché non ci dimentichiamo che accanto a questa scheda norma poi c'è una previsione espropriativa sul resto dell'area. Quindi noi stiamo dotando chi amministrerà degli strumenti necessari a realizzare questa scelta strategica. D'altra parte, guarda, io non so se ti capiterà di amministrare, mi auguro di no, ma non per un fatto personale, ma per un fatto politico. Ma se ti capiterà di amministrare, ti renderai conto che 10 anni, non sono poi tanti, nel senso che molte cose si possono fare, molte cose non si possono fare in 10 anni, eh? Cioè, non pensate che 10 anni sia un tempo, diciamo, straordinariamente ampio. E d'altra parte, no, la vita è sempre un fatto dinamico, cioè c'è sempre qualcosa da fare e qualcosa da realizzare. Però questo non è uno di quei casi in cui l'amministrazione ha fatto nulla. L'amministrazione fece quel che andava fatto e poi si trovò di fronte una causa di forza maggiore, tutto qui, ecco. Però io direi che siamo tutti d'accordo sul sopralluogo, o mi sbaglio, per andare a vedere l'impatto, diciamo, della parte fondiaria. Intuisco bene? Io sì. Sì, mi sembra di sì. Detto questo, credo che sia pertinente la domanda che ha fatto la Michela rispetto alla localizzazione della funzione, perché quest'area, al di là dell'interesse archeologico e del valore ambientale che ha, se ha bisogno di servizi, è il primo punto per poterla in qualche modo attrezzare, no? E allora, se quello è ritenuto il punto giusto per collocare dei servizi accessori a quell'area, si comincia da lì. Chiaro che poi va composto un quadro unitario, ma insomma, bisogna fare un progetto d'insieme vero. Però è un tassello importante. Quindi verifichiamolo sul posto, ma Io tanto, allora, visto l'ultima affermazione di Jacopo, dico, visto che a questo progetto dovranno seguire degli espropri, se ho capito, di altre aree, poteva essere fatto un'omogeneità di trattamento per tutti. Punto. Mi limito a dire questo. Punto. ma no, Riccardo, ma abbi pazienza, scusa, lo Scusa, dico perché anche. sinora sembra che questo sia diventato il punto fondamentale e focale per la realizzazione del Parco dell'Acquarella. Ma Non è no, così, è una scelta, diciamo così, valutiamo da un punto di vista ambientale, ma vogliamo dire che è l'unico intervento che possa permettere lo sviluppo di quell'area lì? non ha Uno detto dice, così, si può Presidente. espropriare come si vuole espropriare per altre cose. Comunque va bene, andiamola a vedere e finiamola lì. Nessuno dice questo, ti dice No, l'hai detto. semplicemente che per ottenere determinati risultati non ci sono diversi strumenti, ci sono diverse possibilità. Ah, ma te hai detto un'altra cosa, va bene, comunque No, te l'hai voluto intendere in un altro ok. modo. E subito hai detto che la prima cosa da fare è questa. No, io ti ho detto che la domanda che ha fatto la Michela è pertinente, perché se invece che realizzarlo in quella zona lì, il parcheggio di servizi. Parcheggio si può sempre realizzare in quella zona lì. Non è che se non ti avessi. Fammi finire il ragionamento. Se invece di dover essere realizzato lì, andava realizzato da un'altra parte, è evidente che quella previsione non serviva a niente e anzi era dannosa agli interessi complessivi del parco da realizzare. È chiaro che il parco non ce l'abbiamo ancora, ma può essere questa una condizione ottenuta in una modalità diversa, magari dal resto, che ci consente di fare un passo avanti verso il parco che va costruito. L'edificazione non serve a niente per il parco. Chiudiamo. Questa è No, ma un'altra scusate, questione. scusa, scusa Jacopo, mi fai dire una cosa a Riccardo che lui non sa, penso, credo. E a me mi colpì anche molto, però per introdurre un elemento ci metto 30 secondi. Allora, nei primi anni di amministrazione, a me capitò sotto mano una pronuncia della Corte dei Conti, Riccardo, in materia di esproprio, va bene, che a un certo punto conteneva quello che gli avvocati chiamano un obiter dictum, cioè una riflessione più di carattere generale che prescindeva dalla fattispecie, diciamo, specifica, nella quale la Corte dei Conti diceva: bisogna anche che le amministrazioni
utilizzino gli strumenti che le norme sul governo del territorio gli forniscono per risparmiare risorse pubbliche nella realizzazione delle opere pubbliche. Ok? Allora, ti dico, nel momento in cui l'edificabilità di un'area non crea elementi di disvalore particolari, è intelligente chiunque amministri cogliere questa occasione, no? Per realizzare anche una parte di un'opera pubblica più complessa. Perché significa fare questo? Significa impiegare bene le risorse che i cittadini ci danno da amministrare. Quindi, se te dici, non potete dire che attraverso quest'opera realizzate il parco, hai ragione. Se te dici, quest'opera è poco rilevante nella realizzazione del parco, secondo me, è la mia opinione, hai torto, nel senso che questa opera ha oggettivamente una sua rilevanza nella realizzazione del parco. Poi è chiaro che non ha una sua, come posso dire, completezza in sé, no? Quindi è vero che se il comune a un certo punto decide di realizzare questa opera, ci deve mettere delle risorse anche il comune per espropriare il resto dell'area e per realizzare il parco nel suo complesso. Ma che non venga fuori un contributo positivo ad un obiettivo strategico, francamente, questo non, secondo me non si può dire. Poi uno può Allora, ritenere che quello non sia un ti obiettivo devo intendere in strategico. un'altra maniera. Eh? Quello che, allora, ti voglio dire una cosa. Allora, per sviluppare quell'area che andava messa nelle opere strategiche, magari anche in altre zone dove la gente ha chiesto di fare qualcosa, forse in zone anche meno, meno tutelate da un punto di vista ambientale, gli si poteva concedere in cambio della realizzazione lì, del parcheggio, eccetera. Hai capito? Cioè, quindi non è che l'amministrazione non risparmiava, magari faceva un lavoro in un'altra area meno pregiata, secondo me, e destinava quei soldi alla realizzazione di quell'area di accesso al parco dell'acquarella. Ecco, allora dico tutta, ecco, volevo dire questo. Non è che la realizzazione, sì, bisogna risparmiare, sono d'accordo, ma non è questo, secondo me, la maniera. Ecco, punto. Perché si Io perde da un punto di vista ambientale, perché io lì la conosco bene, quell'area lì. Per me è così, poi punto di vista. l'aspetto ambientale è un aspetto dove incontri, come dire, la massima sensibilità, sicuramente, voglio dire, credo di tutti, insomma. Quindi sotto questo profilo, però onestamente, se poi sotto il profilo ambientale si dà un giudizio positivo, mi sembra una previsione molto positiva. Io non ci vedo nulla di negativo nel cominciare, no, attraverso una scheda norma di questo tipo a realizzare il parco. Da qualche parte bisogna pur incominciare. Andiamo a vedere l'impatto ambientale. Vabbè. Ok, vado avanti. Allora, osservazione 126. Allora, siamo al Lido di Camaiore in via Poggio Barilotto. Si chiede sostanzialmente l'edificabilità di un terreno per 270 metri quadrati di superficie residenziale, numero di unità immobiliari 3, in cambio di un miglioramento degli spazi pubblici di quartiere. In particolare si propone la sistemazione dell'area parcheggio individuata dal PO in via De Sanctis, vicino all'area in questione. E quindi si propone sotto il profilo perequativo la monetizzazione dei costi per la sistemazione di quest'area a parcheggio di circa 800 metri quadrati. Ecco, la valutazione che è stata fatta è che la proposta non, diciamo, non rappresenti sotto il profilo dell'interesse pubblico, diciamo così, un elemento di priorità. Può vedere l'area?
È la saturazione, sostanzialmente, è la saturazione di un'area edificata, no? Loro propongono l'intervento nella loro quantità, no? E di contro dicono: ti pago quanto ci vorrebbe per fare un parcheggio che fra l'altro è previsto dal PO, perché non c'è l'interesse? Appunto, è uguale a quell'altra, a quelle che si sono viste finora, voglio dire. No, ma allora, non è che non c'è l'interesse, è che voi non vi dovete mai dimenticare, ma usiamo un metodo che abbiamo usato fino ad ora corretto e ve lo propongo fra 30 secondi, che noi abbiamo un limite del dimensionamento, quindi noi non possiamo soltanto valutare l'esistenza dell'interesse, no? Ma dobbiamo anche stabilire una gerarchia dell'interesse pubblico. Allora, siccome in quella zona, lo vedete, non c'è un'emergenza parcheggio, no? Secondo noi, nella scala delle priorità, non è, diciamo, fra quelle che sta dentro il dimensionamento del piano. Però, poiché per altre osservazioni noi le abbiamo messe, no, nel limbo per rivederle assieme in fondo e non fare iniquità, se volete possiamo procedere in questo modo, cioè la accantoniamo e poi ci torniamo in fondo, perché ecco, non ci dobbiamo dimenticare che la contabilità finale deve tornare, ok? Quindi ci possono essere delle proposte che non è che non hanno nessun tipo di interesse pubblico, ma che non rivestono una priorità e a cui dobbiamo dire no perché si valuta che altre proposte siano più interessanti sotto il profilo di interesse pubblico. Se siete d'accordo, la mettiamo da parte, l'abbiamo già fatto per altre osservazioni e ci ritorniamo in fondo quando c'è da stabilire meglio questa gerarchia, guardandole tutte. Ora, l'unica cosa, io non mi ricordo, lo stato dei luoghi rispetto a questo parcheggio di progetto, perché vedete che è già un'area, diciamo, con certe caratteristiche, però io non lo presento onestamente. Quindi non so se ci Andrea, va. me la indichi precisamente, per favore. È quella lì a sinistra della freccia. È quella A che è sinistra. già utilizzata a parcheggio, sostanzialmente. Cioè, ora io ero prudente perché non mi ricordo bene lo stato dei luoghi, ma non vorrei, cioè non vorrei, può anche darsi che vada sistemato il parcheggio, non so se mi spiego, ma che sia già un'area di fatto di sosta, quindi In forma, in anche termini spontanei, in diciamo. termini spontanei, sì. Antonella, me la rindichi l'area, per favore? Scusate, ma è quella in via Evangelisti? Io non riesco a capire bene dov'è quella. Via Giorgio Barilotti. Volete l'area del parcheggio che parlavate? Questa qui, sì, è questa qui. Però Ma è via Evangelisti? ricordatevi, scusatemi, Simone, non so se è importante questa cosa. L'osservante ti chiede appunto di poter edificare nell'area su Via Poggio Barilotto e menziona quest'area parcheggio, ma quest'area parcheggio non è di proprietà sua e poi c'è l'osservante del il proprietario che fa un'osservazione. Non è di proprietà sua questa qui, eh? Ah, e allora io questo non me lo. Allora, Ok. io questo non me lo ricordavo e non mi ricordavo neppure, scusatemi, che c'è anche un'osservazione su quest'area. Un motivo in più per accantonarla e andare oltre No, e no, poi. però Simone, qui c'è poco da accantonare. Te non mi puoi chiedere di fare un intervento su un'area di cui non hai la titolarità. Cioè, semplice, io non posso fare una scheda di trasformazione che prevede che lui realizzi un parcheggio su un'area di cui lui non ha la titolarità. No, lui ti dice un'altra cosa, lui ti dice: è previsto una previsione di esproprio, ti do le risorse per realizzarla, capito? Ma Ora lì poi sapete che questo non si può fare. c'è il tema, come dici te, diciamo, del limite della legge. Sì, effettivamente Io volevo dire anche un'altra cosa, però, c'è rispetto nulla da accantonare, è vero, dai. a quel principio che dicevi te, Simone, cioè della gerarchia della trasformazione del territorio urbanizzato, perché di questo si sta parlando in realtà, no? In questo caso siamo all'interno del territorio urbanizzato come in altri casi. Allora, quella strada lì, per esempio, è all'interno del territorio urbanizzato, è vero, però ci sono
c'è un tessuto edilizio e una presenza di verde privato, comunque di aree non urbanizzate in termini residenziali o comunque edificate, che forse può rappresentare anche un valore, lo dico perché questo è il mio pensiero anche rispetto No, alla. Jacopo, allora voglio aggiungere una cosa a quello che hai detto che è importante, no? Via Poggio del Parilotto è stata inserita al territorio urbanizzato perché ormai ovviamente ci sono fenomeni edilizi importanti, ma chi conosce la storia di quell'area lì è la somma di condoni su condoni su condoni su condoni, insomma, in una situazione, e peraltro, come vedete, in parte è tutta infatti area agricola interna, quindi diciamo è una situazione direi quasi estrema perché possa essere resa edificabile, Voglio dire, francamente. Cioè, qui non sto parlando di interessi e di diritti delle persone che, come dire, hanno il terreno lì sopra, sto parlando però di un disegno urbano, no? Allora dico, esatto, cioè lì se c'è quasi la condizione rurale, cioè è io carico urbana. urbanistico in una zona che comunque mantiene determinate, insomma, caratteristiche non dico di ruralità, ma insomma di integrazione tra una condizione insediativa, ma anche molto diradata, con spazi aperti significativi, secondo me è un errore. Per cui se si deve concedere una trasformazione nel territorio urbanizzato per una nuova edificazione, facciamola in un'area che presenta già delle condizioni significative. In generale questo. Poi è chiaro che i casi vanno valutati uno per uno, tant'è vero che si guardano le osservazioni una per una. No, Comunque, a forza di contare i condoni si satura l'area. Dicevo, Scusa. comunque il fatto che sia proprietà di un soggetto terzo privato taglia la testa al toro davvero, perché mentre in una previsione complessa dove c'è una perequazione reale, magari le forme di monetizzazione ci possono anche essere, no? Ma costruire una previsione solo in cambio di un corrispettivo economico non è possibile. Cioè, vi confermo anch'io. Ve lo dico dal lato, diciamo, della professione che faccio, quello che dice Fabrizio, cioè non si può fare una previsione dove si dice in cambio dell'edificabilità mi dai una somma di denaro. Non è possibile questo. Quindi, insomma, questo taglia la testa al toro. E allora è Ok. inutile nemmeno metterla da parte se i casi sono No, questi. non è ok. Ecco, ricordavo questa circostanza, ha fatto bene l'Antonella a ricordarla, insomma. va bene allora. Non è ok. Avanti. Allora, si chiede la modifica di un'area classificata in E2, nel senso della edificabilità, con la disponibilità a proporre un piano attuativo per la realizzazione di unità residenziali, concessione di aree pubbliche. In subordine si chiede che l'area venga inserita in zona B2. Qui niente, c'è poco da fare, siamo fuori dal territorio urbanizzato. E quindi la previsione è in contrasto sia con la legge regionale, sia col PIT, sia col piano strutturale. Quindi guardiamola, ma non c'è nulla da discutere. 143. Si fa riferimento a un contributo presentato nel 2019, che viene allegato. E si chiede la modifica della scheda 4.3. In particolare si chiede che venga, siamo in via provinciale in località San Lazzaro Camaiore, in particolare si chiede che venga ridotta la superficie a parcheggio Simone, però perché penso sia in riferimento alla previsione che non c'è più, che c'era nel vecchio RU, quindi in realtà chiede di introdurre una nuova scheda, capito? Che ha di caratteristiche diverse rispetto a quella che era nel vecchio RU, capito? Però allora la sintesi, lo dico all'ufficio, va Se si cambiata. tratta della 4.3, eh? TR 4.3. Ah no, TR, scusate, là mi sbagliavo io. Se è TR, no, 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 scusate, che chiedo venia, ma è Allora, diverso.
si chiede la riduzione della superficie destinata al parcheggio e l'aumento della superficie fondiaria, posto che insomma si tratta di realizzare una superficie edificabile commerciale al dettaglio di 1.000 metri quadrati e che sostanzialmente l'ingombro del parcheggio è troppo grosso rispetto a questa previsione. E poi ci dicono insomma di rettificare la superficie catastale, ma questa è poca cosa. Accolta, e quindi andiamola a vedere. Vediamo la differenza, ecco, fra l'adottato e la proposta. Scusa Antonella, puoi farci vedere prima l'adozione e poi la modifica conseguente? Questa è l'adozione. No, no, ma non quell'immagine lì, quella che vesi, nella quale si vede il rapporto fra spazio pubblico e spazio privato. No, io ho questa qui. No, nello Ce l'hai? spazio pubblico, scusa No. Simone, ma non la vedi perché in realtà lo spazio pubblico che viene ceduto è il parcheggio I2 oggetto di Ma copianificazione esterna. l'Antonella prima la scorreva, l'ho vista, quindi fermali. Come? No, ma non fa parte della scheda, questo Ho capito, ma giallo qua. è per far Ok, vedere la commissione, no? Allora, questo so. torna un attimo su. Qui? Allora, questo è l'adottato, giusto? Antonella? Sì, No. questo è Sì, l'adottato. scusatemi. Sì. Sì, Questo è questo è l'adottato. l'adottato. Andiamo giù. E questo è l'approvato. Sì, viene eliminato un pezzo di fabbricato che è di sua proprietà e viene leggermente allargato, ma di pochi metri a valle, la parte possibile di ampliamento. Perché poi lo spazio che viene ceduto è il parcheggio esterno di sua proprietà, sapete tutti, questa è l'ex Incaba, no? Che è oggetto di copianificazione. Ok? Io non Ma io capisco. non l'ho capita questa, non riesco a capire quello che viene Questa scelto. qui noi, chiedo scusa, non l'avevamo già vista. L'avevamo già vista forse sotto un'altra forma, Sì. perché forse c'è un. L'abbiamo già vista per un'altra osservazione di quello che aveva chiesto di essere scorporato, perché non faceva parte del complesso. L'avevamo già vista, vi Esatto. ricordate Riccardo, Alberto, Jacopo, quelli C'è di un giù? pezzo. C'è un pezzo di fabbricato che era inserito nella scheda norma che non è di proprietà di quelli che devono eseguire la scheda norma. Quindi da una parte. Questa striscia che ora è nel viola, questo edificio che ora è qui è nel viola, che prima era nel grigio, l'abbiamo già vista perché c'era l'osservazione di quello del proprietario anche dell'edificio, cioè è la stessa osservazione fatta dalle due proprietà, l'abbiamo già vista. È la 110, è l'osservazione 110 che abbiamo già visto. Che abbiamo Una colto. Simone, una cosa sul dimensionamento, se ci si può andare un momento, per come è stato rivisto, intendo dire. Ma non credo che sia stato Ah, rivisto. no, infatti, va bene, è quello, sì. Va bene. Ok. Allora, scusatemi che. Allora, 144. Si chiede la modifica del perimetro del territorio urbanizzato a fini di realizzare una volumetria residenziale. Non accolta perché la richiesta comporta impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato e quindi non è ammissibile per legge. Diamogli un'occhiata, ma qui non c'è niente da fare. Poi 146. L'osservazione riguarda la perimetrazione di un terreno dove nel PO è previsto un parcheggio pubblico. Si chiede, comprendente un passo privato carrabile di accesso ad altre abitazioni di proprietà. Si chiede che tale passo della superficie di 1,80 m sia escluso dalla perimetrazione.
La superficie a parcheggio rimarrà invariata rispetto a quella indicata nella scheda TU1.2 del PO, in quanto la minore superficie della perimetrazione verrà sottratta dalla superficie fondiaria per le trasformazioni. Vabbè, viene accolta. Qui si tratta appunto, l'avete letto, di salvaguardare un passo di una proprietà privata, fermo restando che la scheda norma mantiene insomma, tutte le caratteristiche di partenza. Diamogli un'occhiata veloce, ma non. Questo è lo stato adottato e questo, vedete, è lo stato di, chiamiamolo, di progetto, insomma, che si può sottopone all'approvazione del Consiglio. Vedete, è stata tolta questa striscia per salvaguardare questo passo, ma questo non implica, perché c'è stata una leggera riduzione della superficie fondiaria, alcun pregiudizio allo spazio pubblico. È chiaro? Cioè, questa striscia che viene chiesta di salvaguardare, viene tolta sostanzialmente dalla superficie fondiaria, vedete che passa da 750 meno 80 a 670. Quindi nessun pregiudizio, vedete, diminuisce la parte fondiaria, nessun pregiudizio per la parte pubblica. Poi, Perché se dice 80 noi se ne toglie 100? no, ma qui credo ci sia un. Guardate, torna un po' sui numeri dell'osservante, Fabrizio. No, che si è andata. Ha ragione Riccardo, è vero, c'è un errore nostro qui. Non. Scusate, quale sarebbe l'errore? Cioè, 750 meno 80, se è 750 la superficie fondiaria di partenza, 750 meno 80 fa 670, non 650. Questo è un errore materiale, direi. Cioè, Allora proprio. aspettate un attimo che qualche TU è TU. TU1.2. 1.2 1.2 Sì, questo è un errore materiale. Allora, seicentosettanta fondiaria. Pronto? Sì, 670 perché anche per noi era 750. Lui chiede di togliere 80, che è la grandezza del passo, e 750 meno 80 fa 670. Ma questo mi sembra proprio un errore materiale, Fabrizio. Anche la Sì, no, territoriale, Paolo, devo. quindi Anche la però territoriale. lo spazio pubblico è diverso, diventa un pochino meno anche lo spazio pubblico. Scusate, Ha devo correggere. ragione Alberto, anche la superficie territoriale va corretta perché ora qui Ma non so noi se. quella non la arrotondiamo sempre al numero pari, eh? Quindi questo infatti è già corretto, è 1100 invece che 1200, ok? Ma è indicativa? Sì, perché dopo c'è il discorso della misurazione fatta, no? C'è tutta la norma che dice che la misurazione precisa viene fatta in fase attuativa. Quindi, però, quello che cambia è il parcheggio, che invece di essere 4,50 è 4,30. Ok, Ok. anche. Va bene. Sistemato. Allora, 150 4, giusto? Corretto. I terreni di proprietà interclusi tra due aree urbanizzate sono stati destinati nel PO a area verde privato e spazi aperti residuali H1. Sostanzialmente si chiede la possibilità di edificare almeno una unità immobiliare, proponendo quale eventuale intervento perequativo la cessione gratuita dell'area necessaria per l'ampliamento della Via Unità d'Italia previsto dal PO. Questa è una valutazione di non particolare rilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico, quindi una valutazione che non convince, diciamo, la proposta sotto il profilo dell'interesse pubblico. Vediamola. Questa
questo ovviamente l'ha adottato. Sì, anche perché sarebbe un ampliamento estremamente parziale della viabilità, di cui non sapremmo cosa fare, cioè lì o si amplia tutta o... Però io non vedo la proposta loro, cioè quale sarebbe la proposta loro? Però dice l'ampliamento dell'unità di taglia previsto dal PO, quindi penso sì, che... Ma vedi, Michela, lo vedi quanto è, cioè, l'ampliamento dell'unità via della strada è un tratto lunghissimo e loro ti propongono ovviamente solo il pezzetto che è frontizio al suo lotto, capito? E così facendo ci serve a poco, anche perché in realtà l'ampliamento che noi prevediamo non è sul suo lotto, cioè se guardate bene il catastale, in realtà loro ci cederebbero un'area che non c'è funzionale all'ampliamento, perché poi c'è un fabbricato piccolino che vedete che per non essere demolito l'ampliamento va a filo del fabbricato. Bravo Antonello, vedete il catastale? Quindi lui ci proporrebbe di un ampliamento della strada laddove l'ampliamento non ci serve, non so se è chiaro. So Alberto, te che riconosci bene le carte, lo vedi? Capito? Quindi, c'è nel mezzo un catastale che non è suo. Quindi lei ci cederebbe un'area in ampliamento che non è necessaria per fare l'ampliamento come abbiamo immaginato di farlo, ecco, capito? E posso usare un'espressione diversa, okay. Fabrizio, non è funzionale all'ampliamento, nel senso che se fai l'ampliamento lì ti trovi il fabbricato di fronte. Sì, vai a sbattere contro il fabbricato. Sì, ho visto. Va bene, mi sembra che questo argomento in particolare sia quello, diciamo, che... Mi dovete scusare, ma io molte dopo un po' me le ricordo neanche, bisogna che le riguardi, perché a distanza di tempo ormai la vecchiaia, il tempo non è più a mio favore, diciamo, io molte non me le ricordo proprio, bisogna che le riguardi. Allora, osservazione 159. Si parla di un'area che ha l'uso parcheggio di un albergo in terre ghiaia e non adeguatamente curata sotto il profilo paesaggistico. Si chiede la possibilità di eseguire un parcheggio sopraelevato realizzando un piano con struttura puntiforme anche in acciaio smontabile che consente di realizzare un maggior numero di posti auto a favore dell'attività alberghiera e riqualificare paesaggisticamente l'area. Accolta nella proposta con un'introduzione di una scheda norma. Vediamola. Sì, questo è un caso simile a uno che avevamo già in fase di adozione fatto per un altro albergo, cioè un albergo che aveva già un'area in proprietà a parcheggio che ha chiesto di farlo multipiano. E quindi in analogia con l'altro albergo, anche qui l'abbiamo accolta consentendogli di fare il parcheggio multipiano sostanzialmente. Ecco, vediamo le caratteristiche e l'aspetto perequativo. Andiamo giù. Superficie fondiaria 960 metri quadrati. Qui c'è qualcosa, non mi torna, Fabrizio. Esatto, che TR è? Qui non è solo parcheggio, mi sa. No, è solo parcheggio, ma c'è qualcosa che mi torna, ma magari non mi torna a me, eh. Cioè, magari Fabrizio ce la spiega. TR1.7, no, non mi torna questo, Fabrizio, vai giù. Però forse è perché è multipiano, mi sono già dato la risposta, forse. Cioè, superficie fondiaria 960 metri quadrati, andiamo giù. Ma sono tre piani, vedi? Perché è più multipiano, ok. Quindi è chiaro, no? La superficie fondiaria e la proiezione a terra. 1200 metri quadrati che è maggiore è perché c'è un parcheggio multipiano, quindi è chiaro che è uno di quei casi in cui la superficie Ma perché c'è scritto direzionale di servizio? Direzionale di servizio, che è il parcheggio direzionale di servizio, perché il parcheggio è di servizio, un parcheggio è di servizio, poi infatti vedete che poi è specificato nella destinazione d'uso pertinenziale ad attività turistico ricettive. Ma direzionale su ufficio
Perché il problema è che il diservizio nella nostra legge regionale è associato al direzionale, no? Quindi direzionale di servizio è un'unica categoria che comprende sia il direzionale che il diservizio. Un parcheggio è una destinazione di servizio, va bene? Ma io intanto voglio capire una cosa, ma il proprietario di questo albergo è proprietario anche del parcheggio? Certo. Sì. Però Però se volete lo specifichiamo, cioè direzionale effettivamente. sì, specifichiamo che ci si può fare solo un parcheggio. Specifichiamo. Va bene. Questo mi sembra opportuno, onestamente. Al di là del fatto che la collocazione nella categoria sia corretta, però specifichiamo. Andiamo avanti, che almeno vediamo la parte perequativa. Ecco, vedete, convenzionamento all'uso pubblico di quota parte non inferiore al 20% degli spazi a parcheggio e sosta. Realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico dell'opera. Quindi noi gli facciamo fare un parcheggio multipiano. L'altezza, qui è importante vedere l'altezza, l'ho saltata io. 10,50, 10,50. 10,50, quindi sono tre piani sostanzialmente. Quante A macchine ce fronte l'hai? di questo parcheggio multipiano, diciamo, dovete convenzionare all'uso pubblico quota parte dei parcheggi almeno il 20%, il che non vuol dire che non possa essere superiore. Una Questo poi. quarantina. Allora, io voglio capire una cosa, quanti parcheggi ci andranno lì? Una quarantina. 40 su tre piani? Sì. Cioè, poi Cioè, dopo tutto. 40 non saranno mai, perché dipende se lo fai su 3 o su 2, e poi appunto, siccome è sempre speculare, sarà per dire 42, 43. Ora, dopo Ma dipende da voglio come lo dire, 10 progetti. parcheggi a piano, 12, 13 parcheggi a piano? Indicativamente, però lì dopo va sviluppato bene il progetto. E poi lì c'è un problema che va capito se loro, siccome c'è un problema di distanza dai fabbricati e dai confini, dipenderà da quando lo progettano. Se lo progettano in aderenza al fabbricato di loro proprietà oppure no, perché se lo progettano in aderenza hanno tutta una serie di vantaggi, ovviamente. Se si mettono a distanza perdono cosa. Quindi, diciamo, lo sviluppo del progetto è determinante per capire quanti posti auto ci possono andare. Alberto? No, concordo con l'iniziativa e va bene. L'unica mia perplessità, no? Il convenzionamento di almeno il 20% a uso pubblico, no? In quella zona lì, dico, dove ci andranno i parcheggi della struttura ricettiva, come è giusto che sia, no? Chi ci sta a controllare che i clienti dell'albergo non invadano anche gli stalli degli altri? Viene fatto un ingresso separato una biglietteria diversa? Cioè, come fai a normare il 20% a uso pubblico? E questo, Lo Alberto, userà l'albergo. no, dico, questa è una domanda giusta, ma la risposta non sta qui, nel senso che è nel momento in cui te fai la convenzione, il progetto, che devi disciplinare tutto questo. Esistono, cioè esistono parcheggi multipiano dove una parte è riservata a certi usi e una parte no. Normalmente mi è capitato di vedere che c'è proprio una divisione anche fisica qualche volta, no? Potrebbero essere quelli che non sono nel parcheggio multipiano, ma sono in terra, diciamo, no? Sono quelli più prospicienti la strada, per esempio, no? Tipicamente ti fai lasciare magari gli stalli sul fronte strada e complanare la viabilità, e invece tutto quello che è sopra e sotto diventa privato. Questa è l'ipotesi. Oppure un'altra ipotesi possono essere anche stalli ad uso dei mezzi del comune, per esempio, no? Cioè un'autorimessa comunale, una parte dove ci possono essere messi i mezzi comunali. Cioè, dopo andrà deciso dopo, in funzione del progetto, come utilizzarli. Capito? No, d'accordo, d'accordo. Era giusto. Me la fate vedere per favore questo parcheggio, perché io non riesco a capire. Su Google, è meglio andare su Google, Antonella. Google, voglio vedere dov'è, perché non l'ho mai visto. C'è già, se ci No, infatti, vai. no, per curiosità mia, non l'ho mai visto. È un posto strano perché sembra un non finito, un posto dove manca un edificio, no? No, tra l'altro è anche un'occasione di riqualificazione, no? Perché poi tanto poi lì
c'è il controllo anche della soprintendenza sulla qualità dell'opera, insomma, può essere un'occasione. Non può eseguire altre opere, Simone? Non per il comune? Ma non, cioè, ti chiede di fare un po', Michela, non è che ti chiede di fare un edificio, ti chiede di fare un parcheggio, capito? Per cui, cioè, non, è utile al nostro giudizio, siamo al Lido di Camaiore a 2 passi dal mare, cioè è utile se ci dà un po' di posti auto, cioè, tutto Certo, fa. ma io non capisco, è questo il parcheggio? Sì. E l'albergo qual è? È quello accanto. Questo? Al parcheggio lo fa interno all'albergo, no? No, Sopraelevato? è sopraelevato. Ma io non capisco. Accanto, lo fa E accanto. Ma è l'albergo qual è? lungo. L'albergo è quello di mezzo, è sulla via. Come si Scusate, fa? ma l'albergo non è distaccato da quel parcheggio lì? No. Appunto. No? Non capisco io, ragazzi. Se mi indicate questo qua su, non ha nulla a che vedere No, con. questo, no, questo lo sa Antonella, forse. Io questo lo ignoro, ecco, devo dire la verità. Quindi, Infatti, se mi questo. indicate questo qua su, non è adiacente all'albergo, è staccato. È Vabbè, ma staccato, sì. chi è lì a 2 passi. Ma no, Ma ma io io penso se lo pensavo. fa in aderenza all'albergo, No, è meglio. ho detto una cavolata io, perché evidentemente Ah, mi ecco sono perché, sbagliato. infatti, io non capisco. Ma io Però è addirittura avevo capito che l'edificio. veniva Allora, fatto scusate, all'interno dell'albergo. facciamo un po' d'ordine. L'albergo è quello di 4 e l'area è quella che vedete qua col Antonella mouse. è il D4 lontano, non il D4 Questo, vicino. no, questo qua più È lì lontano. che mi sono sbagliato io, è lì che mi sono. Ok? Vabbè, ma questo. Loro ci parcheggiano già, come vi ho fatto vedere l'ortofoto, eh? Loro ci parcheggiano Vabbè, già, ma eccolo allora è qua, una eh? precisazione doverosa, che poi non sposta i termini della questione, nel senso che ci mancherebbe altro che un parcheggio di un albergo non possa essere, diciamo, nelle immediate vicinanze, cioè succede in tutto il mondo. Quindi, però, giustamente, Riccardo voleva capire. Ma Sì, volevo capire perché è stato detto se lo fa in aderenza, se lo fa in aderenza. è chiarito, non è in aderenza, è vicino, È vicino. Fra l'altro è una cosa usuale perché anche espressamente nel comune di Pietrasanta è espressamente menzionato la possibilità di reperire spazi pubblici in lotti nelle vicinanze del complesso, quindi non ci vedo niente di male. No, Scusatemi, ma io sono ignorante, ma io leggo un parcheggio sopraelevato, è per quello che non ci capisco più niente. Pensavo che fosse sopraelevata la struttura. Due piani, due o tre piani, due o tre piani, nuovo fabbricato, parcheggio, due o tre piani, non sopra l'albergo, in quel lotto di Ah, terreno. ecco! Ah, in quel terreno quassù, in questo D4 quassù in cima, ecco il parcheggio a 2 piani fatto in questo terreno quassù. Ah, ecco, ho capito. Allora sì, ho capito, va bene. Da convenzionare con il Ma ti comune voglio o dire no? un'altra cosa invece. Allora, se è quel terreno, allora chi è lassù, un po' più su, vicino anche all'alimentare, al semaforo della via, con l'incrocio con la via italica. Cioè, è un bel parcheggio, è grande quell'area lì. Perché solo, cioè lì sarebbe bene sfruttarla per farne di più di parcheggi. Non c'è la Ma possibilità. scusa, scusa Riccardo, abbiamo scritto almeno il 20%, No, almeno il no, ma non 20%. dico quello, non di averne 30 di parcheggi, magari farne 50, 60, non lo so, visto che sono Per fare aree più libere. grossa la costruzione, dice lui. Come? Riccardo dice perché non gli si fa fare un parcheggio più grosso e di Esatto. conseguenza ne arrivano di più anche al comune, perché dice Bravo. l'area è grossa. Allora mi sembra sia quella che penso io è grande, non è che Allora, dovrà fare. perché noi la risposta è semplice, poi ragioniamoci, perché noi si è valutato che 3 piani passi a livello di pitta, perché poi dopo non ci dimentichiamo che c'è un problema Ma infatti scusatemi, l'osservazione ti chiede, ma volevo sapere perché non prendono anche quello davanti? Perché l'osservazione cita solo i mappali su questo no, qui. Riccardo dice, Ok. capisco bene, ma perché non lavoriamo a un parcheggio più grande in modo tale che vengano più posti auto al comune?
siccome okay. si lavora in altezza, ah, okay, okay. osservavo che, ma si può approfondire il tema, che quando si lavora in altezza bisogna avere una certa prudenza, perché se no poi si va a conferenza paesaggistica e ci troncano la previsione. Ora io non mi ricordo, non mi ricordo quant'è quanti sono alti gli edifici accanto, quindi magari che ci abbiamo, cioè nel caso dei parcheggi multipiano c'hai degli spazi di manovra molto più ingenti nella progettazione, quindi insomma è la progettazione in sé che poi ti dirà quanti posti auto effettivi ci vengono, ma mi pare che la stima che ha fatto Fabrizio sia realistica. Ora, semmai mi domandavo... A me mi sembra un po'... Speriamo che ce ne venga tanti lì. No, lo auguro anch'io, dal momento che si introduce la funzione lo auguro anch'io. Mi domandavo semmai se non fosse il caso di prescrivere come dire, la funzione pubblica del parcheggio a razzo della strada, cioè con un disegno, insomma, no? Con una sistemazione o a pettine o comunque affacciato sul fronte strada, inserendolo già nella norma. Cioè inserire un'indicazione nella quale si dice che questo 20% dovrà essere ricavato il più possibile vicino alla strada, alla via Viale Colombo. Con planare alla viabilità. Questa è l'area più evidente possibile, è giusto questo, sì, questa è l'area e l'edificio sono alti, no, forse... non lo vedi Simo, perché è dalla parte del viale a mare l'albergo è dietro quello lì, dalla parte di là. Allora, lì è delicatissima la cosa, perché se la soprintendenza pensa che lì si crea una specie di barriera visiva, è finita. Cioè, questa è una previsione molto, molto delicata. Fabrizio, tirata. No, qui si... Intanto io ho aggiunto quella cosa che diceva Jacopo, da ricavarsi in continuità e diretta relazione funzionale con la viabilità esistente, va bene? Bravo. Io, se vuole Fabrizio, te sì. valuti che un piano in più sia problematico, cioè portarlo da 3 a 4, considerando che gli edifici con termini mi sembrano tutti molto più alti? È difficile dirlo, cioè si può anche provare e poi ci diranno di no, cioè nel senso, a me mi preoccupa un po' anche affogare gli edifici con termini, no? Cioè lasciargli un minimo di spazio, non lo so, non ce lo fanno proprio fare, o non credo che sia, perché qui quanti piani sono? Sono 1, 2, 3. Vabbè, qui sono già 4 piani, a destra e a sinistra quanti sono, Antonello? No, secondo me sono di più, Fabrizio. A destra secondo me sono 5 piani. No, io ne vedo. Scusa. No, ma ce n'è anche 7 di piani, perché dove sfoga in fondo sono 7 piani, no, da una parte. Va bene, no, sul fronte Viale a Mare siamo d'accordo, io sto guardando il fronte Viale Colombo, capito? 1, 2, 3, 4 piani, 4 piani più il sottotetto a destra e 1, 2, 3, 4 piani a sinistra. Non lo vedo a sinistra io, l'hai visto te, Alberto? Alberto, 4 piani. Vabbè, allora proviamo a dargli 12 metri e un pochino più di superficie. Questo non è infatti condivido la riflessione del Cinquini, perché dice il problema non sono i 2 o 3, perché a quel punto lì in ogni caso la levi lo stesso se loro immaginano il cono visivo. È sicuramente un piano in più o meno che fa la differenza. O te lo danno o non te lo danno, finito. Sono d'accordo sulla valutazione. Dopodiché, con quell'altezza lì che le abbiamo dato, mi sembra che ci siano comunque 4 livelli di sosta sovrapposti, considerando il terreno. Vabbè, ma diamo... Ah, perché c'è anche l'interrato, volendo. Questo è certo, è chiaro. Sì, questo è vero. Vabbè, però, diciamo così, io a 12 metri non lo vedo, appunto, al limite non lo fanno, non lo sfruttano, no? Poi tenete conto che appunto nei parcheggi non devi tenere 3 metri, no? Potete anche 2,40, quindi proviamo a dare...
nostra, capito? Cioè, secondo me, l'interpiano che è inferiore ti consente forse già anche col 10,50 un'altezza notevole. Cioè, in realtà, voglio dire, lì appunto c'è un problema di saturazione di un vuoto, perché attualmente un vuoto è con un elemento in altezza. Non sono quei metri lì che fanno la differenza, ma mi sembra che per l'altezza che è scritta nella norma, considerando c'è la possibilità di andare anche un po' sotto, di posti macchina comunque ne vengono abbastanza. E in fondo, se manteniamo la prescrizione di avere in aderenza sul filo stradale in quelli pubblici, o più di 20 parcheggi, 20 stalli pubblici non ci vengono, anzi mi sembrano tanti. Diciamo una cosa, ma non si potrebbe, domando, può darsi di fare una sciocchezza, siccome era già 10,50, no? Non si potrebbe dire 12 metri e magari aumentare un po' la superficie in modo che se la giocano anche a livello seminterrato? È una domanda. Simone, c'è già l'asterisco che dice che l'eventuale superficie interrata può eccedere dai suddetti parametri. Ah, ok. Basta. Quindi dobbiamo semplicemente decidere se mettiamo 10,50 o 12. Per me si può anche mettere 12, non mi sembra che 1,50 m sposti i termini della questione, magari gli dà un po' più di margini di manovra nella progettazione, non so come la vedono gli altri commissari. Sì, sì, io sono d'accordo. Ma al limite, Simone, ci dicono di no totalmente o ci ritoccano le metrature poi? Non si può sapere. Questo si può sapere, però io temo che qui o è sì o è no, non c'è una media, ce n'è che più basso va bene, capito? Cioè, se loro penso che lì si occluda un varco visivo, non ci fanno fare nulla, capito? Credo anch'io. E allora puntiamo sul più alto. E poi si vedrà. La posta. Sì. Con 12 metri, Simo, gli consenti di fare quattro piani fuori terra, 2,40 e uno sotto, se no ne verrebbero tre come era prima. E a livello paesaggistico cambia poco, perché 1,50 m in più. Io francamente metterei 12, questa è la mia opinione, ma insomma... Sì, ma loro, io... Simone, poi lo vogliono realizzare, poi è più grande, cioè lo realizzano? Questo non lo so, però immagino di sì, nel senso che più gli dai margini, cioè gli alberghi hanno sempre fame di parcheggi, non è che nell'estate non hanno problemi di avere parcheggi vuoti. Ora l'inverno è diverso, ma l'estate, cioè diventa un parcheggio vicino all'albergo, insomma, ti dà un vantaggio, no? Rispetto magari ad altre strutture che non dispongono di spazi analoghi. E poi tenete anche conto che nulla vieta che lo usino anche altri alberghi, cioè tra l'altro, che divieto c'è, no? Se poi tra lì ho visto nella planimetria c'è un altro albergo accanto e potrebbero anche trovarsi d'accordo e fargli un uso, diciamo, insieme. Io da quel punto di vista lì, Michela, come ti posso dire, non vedo grandi problemi. Poi gli investimenti li fanno i privati, noi dobbiamo creare solo le condizioni, non è che la palla di vetro non ce l'ho, insomma, ecco. Teniamo conto che dal punto di vista dell'interesse pubblico, in questo modo qui noi ci abbiamo terreno, interrato e tre livelli fuori terra su cui poter realizzare, far poter realizzare un parcheggio. Questo vuol dire che se l'interesse pubblico è quello di avere parcheggi, insomma, una risposta, certo, anche con queste quote intendo dire. Va bene, allora osservazione 164. Allora, l'area oggetto dell'osservazione è inserita nella scheda norma TR 3.3, siamo in via del Paduletto nella zona di Piazza degli Alpini. Sul posto si trova un ampio piazzale per auto a corredo dell'attività denominata, e c'è il nome dell'attività. Tale piazzale è vitale per l'attività e pertanto nell'immediato si chiede l'inserimento nella scheda tra le attività consentite anche di quella artigianale e l'inserimento di apposita norma che per le attività manufatte esistenti consente opere di manutenzione, ristrutturazione e soprattutto la possibilità di installare manufatti
precari temporanei collegati all'attività principale, vendita officina. E poi c'è, diciamo, alcuni aspetti di dettaglio. Allora, la proposta dell'ufficio è di non accoglimento perché si ritiene che la destinazione artigianale non sia compatibile con le finalità che, diciamo, ci siamo preposti attraverso la scheda norma. Vi ricordate, questa è una previsione di cui abbiamo discusso molto in sede di adozione. Volta sostanzialmente a ampliare il sistema dei parcheggi all'esterno di Piazza degli Alpini in un'ottica, diciamo, di medio-lungo periodo, che è quella, no, di fare di Piazza degli Alpini una delle aree, diciamo, sempre più belle e sempre più ad uso pedonale, diciamo così, di Capezzano. Ma per poter realizzare questo obiettivo, perché i parcheggi non li possiamo diminuire, è chiaro che ci vuole un sistema di parcheggi da implementare. Vedete che tutto intorno a Piazza degli Alpini ci sono, insomma, addirittura 5 parcheggi di progetto molto, molto grandi. Vorrei precisare una cosa, in modo che non si creino equivoci. Fare questo tipo di previsione non significa obbligare il privato ad attuarla, nel senso che chiaramente il privato ha diritto di continuare a usare l'area di cui è proprietario con la destinazione d'uso che ha e di fare le attività di manutenzione. Lo dico perché quando c'è una previsione urbanistica nuova con una destinazione nuova, quello che è impedito al privato è, come dire, fare interventi di nuova edificazione, di ampliamento, eccetera. Ma l'uso ovviamente del bene e le attività di manutenzione sono consentite. Quindi lui dice: io lì ho un piazzale, no, per le auto, potrà continuare a usare quell'area con la destinazione urbanistica che ha. Non è che qualcuno lo può obbligare, diciamo, a realizzare l'intervento. Noi speriamo che, diciamo, questa previsione, siccome contiene anche una parte fondiaria molto significativa, no, spinga, diciamo così, magari ad una diversa collocazione di quel tipo di funzione a vantaggio, ripeto, di una riqualificazione di Piazza degli Alpini e dell'intorno. Vi ricordate, ci fu anche tutto il ragionamento sulla quinta, su come collocare l'edificio, insomma, è una previsione della quale in sede di adozione abbiamo parlato moltissimo. Io non ho Allora, nulla da. in quella zona, Simone, in quella particolare particella lì che vediamo, nel TR lì 3.3, quindi che sarebbero previsti i parcheggi futuri? TR.3, vedi, prevede sul retro un parcheggio, sul retro intendo lato mare, e sul davanti questo edificio. Ti ricordi, Michela, ci fu tutta una discussione su com'era, diciamo, su qual era la migliore collocazione, e poi si decise di collocare l'edificio a ridosso della piazza in modo da creare una quinta, si dice, no? Cioè una piazza normalmente è circondata da edifici, che ovviamente devono essere belli e non da parcheggi, nel senso che una piazza circondata da parcheggi è meno bella di una piazza circondata da edifici, ammesso ovviamente che gli edifici vengano realizzati bene. Tant'è che inserimmo anche, Michela, che questo parcheggio che è sul lato mare, I2, fosse collegato alla piazza attraverso una galleria, cioè uno parcheggia la macchina qui, poi attraversa la galleria interna all'edificio e arriva nella piazza degli Alpini. È chiaro che l'osservazione che ti dice io voglio continuare a farci il deposito delle auto private, diciamo, nell'attività produttiva, è incompatibile con questa previsione, non c'è nulla da fare. Noi Questa pensiamo. previsione poi si svilupperebbe sul campo di proprietà di questa persona, sulla particella di proprietà di questa persona poi. Io non mi ricordo se è tutto di proprietà dello stesso soggetto, E vabbè, se lo sicuramente. sta utilizzando tutto a.
Sicuramente no? Una parte sì è di sua proprietà, che è quella poi dove è stata localizzata la parte fondiaria, no? Insomma, lo stato dei luoghi penso lo conosciate tutti. Niente, questo è quanto. L'osservazione è incompatibile con questa scelta. Quindi sarà, poi quest'area qui sarà soggetta a esproprio? No, allora, non, la parte fondiaria non può essere soggetta a esproprio. Potrebbe essere soggetta all'acquisizione gratuita da parte del comune l'area a parcheggio, con la possibilità del soggetto privato di maturare il diritto all'edificabilità della parte fondiaria. Cioè, noi abbiamo previsto un meccanismo che consente, se lo vogliamo, di anticipare la parte pubblica e di lasciare alla proprietà privata la possibilità di realizzare la parte fondiaria. Però la cosa che io volevo dire, ma non per giustificare nulla, ma perché la Commissione lo sappia, che se il privato la parte fondiaria non la vuole realizzare, non la realizza. Cioè, non è che siamo in uno stato di diritto, non è che gli si può imporre di realizzare un edificio che non voglia realizzare. Quindi, se vorrà continuare a usare quello spazio conformemente alla destinazione urbanistica che ha per la sua attività, lo potrà fare. E noi potremo, Michela, espropriare l'area a parcheggio, quella parte gialla, insomma. Quindi questo è quanto. Noi ci auguriamo che invece no, nasca un interesse a realizzarlo, quella previsione, perché c'è un valore, questa previsione sotto il profilo economico patrimoniale. È chiaro che presuppone una delocalizzazione di quello spazio che ora viene usato per il deposito delle auto, ma magari potrà nascere l'opportunità, no, che ne so, di una delocalizzazione che anche l'azienda vede positivamente, con la realizzazione, diciamo, di una previsione di completamento molto importante. Ecco. Però l'osservazione è incompatibile con questa previsione urbanistica. Allora, 165. Il terreno è classificato nel vigente regolamento urbanistico quale zona B2. Nel PO l'area è stata inserita in area verde privato, H1. Si chiede che l'area in questione venga sottoposta ad una scheda norma che regolamenti l'area e ne dia continuità urbanistica e amministrativa. Con la cessione del fronte strada per parcheggio per auto che non trovano posto dentro i lotti confinanti. Su questa ci sarebbe una proposta di accoglimento. Vediamo. Avanti. Allora, qui siamo in via del Mar Borghetto a Camaiore, questo però è il lato, diciamo, che guarda la via provinciale, e questa sarebbe la previsione, quindi con la realizzazione di un parcheggio di 250 metri quadrati e un'edificabilità molto ridotta di 80 metri quadrati per un'unica unità immobiliare di 7,50 metri quadrati, con un'altezza di 7,50 metri. E non è che ci sia molto da dire, nel senso che qui si tratta semplicemente di valutare se quella previsione di parcheggio possa essere utile o no. A noi sembrava che possa essere utile, perché comunque si colloca in una zona del territorio, insomma, vicina al centro storico, in una zona... No, vicino non è al centro storico, però è fuori dal centro storico. Però è fuori dal centro storico, però non è lontano, Riccardo, onestamente. È lontano, però ascolta,
è giusta, io la previsione è giusta perché lì è vicina la pizzeria da Nicola. Ora, tanto lì c'è una pizzeria vicina e lì tutte le macchine che vanno in questa pizzeria lasciano le auto lungo la strada, creando dei grossi problemi alla viabilità. Quindi la previsione lì è giusta dei parcheggi, perché lì potrebbero andare a parcheggiare le auto che poi vanno a consumare presso quelle l'attività. E secondo me è molto utile lì un parcheggio, utilissimo, perché se ci andate anche la domenica sera vi renderete conto che ci sono macchine parcheggiate da un lato e dall'altro della strada, che creano molti pericoli. Quindi lì, anzi, sì, Riccardo, hai ragione. Ho detto una sciocchezza, nel senso che mi confondevo con un'altra previsione. Anche il vino. Hai ragione te, qui siamo lontani dal centro storico, siamo esattamente lì dove dici te. Anzi, mi chiedo scusa perché ho preso una palla. Va bene. Allora, osservazione... se non sbaglio. L'area oggetto di osservazione è inserita nella scheda norma S.1, aree degradate o inutilizzate di integrazione dei servizi turistico-ricettivi. Detta scheda norma deriva da una manifestazione di interesse presentata nel 2017. Ai fini della realizzazione del progetto, si chiede per la sostenibilità economica dell'opera la modifica della scheda nella parte riguardante la superficie degli spazi pubblici o di uso pubblico da cedere, in quanto tale quantità interna all'area di progetto andrebbe a inficiare il funzionamento del polo sportivo e del campeggio previsto, non essendo più possibile reperire posti auto necessari al funzionamento delle attività. Sempre ai fini dell'equilibrio perequativo, risulta idoneo l'adeguamento della viabilità di Via della Serra all'incrocio con Via Vado, con Via, scusate, Vicolo della Cava e Via di Pozzo, mentre si propone come parcheggio di attestamento la realizzazione di parcheggio pubblico nella prossimità dell'area oggetto della scheda norma. Per tale motivo si chiede l'estensione dell'area di intervento della scheda norma a tali mappali, modificando conseguentemente le quantità parcheggio da cedere alla PA. Quindi sostanzialmente l'istruttoria è di accoglimento. Siamo in Via della Serra. Cioè sostanzialmente il proponente ci dice: vi chiedo di localizzare diversamente il parcheggio e di ridurlo un po', perché per come l'avete localizzato e per le dimensioni che gli avete dato, mi impedisce lo sviluppo del progetto, che consiste sostanzialmente nella riqualificazione di una ex cava ad uso turistico ricettivo e ad uso, diciamo, del tempo libero e dello sport. Istruttoria di accoglimento, perché ci sembra, insomma, una proposta seria. Vedete, l'area che non è stata, diciamo, inizialmente presa in considerazione è questa qui, esterna, vedete, al perimetro più grosso originario della scheda, tra l'altro in fronte, vedete, proprio attaccata alla strada, quindi insomma molto molto comoda. E quindi andiamo avanti, vedete, c'è una leggera riduzione dei parcheggi, che comunque sono significativi, a 2000 metri a 2000 metri quadrati, una quota parte delle aree da cedere gratuitamente a parcheggio può essere in parte convenzionata all'uso pubblico. Questa è una possibilità che ci diamo, nel senso che magari può essere utile, no, che fare una, questo lo deciderà il comune, può essere utile acquisirla al patrimonio oppure convenzionarla. È chiaro che se la convenzioni l'uso pubblico qui è permanente, perché ovviamente non può essere, insomma, legata ad un periodo di tempo. In quel caso la manutenzione la fa il proprietario. Ora, l'unica cosa, chiedo scusa Riccardo, poi ascolto. Vedo Fabrizio.
Vedo una riduzione notevolissima della superficie edificabile, perché? Fabrizio? Fabrizio non ci sente in questo Oh, momento. scusate, non avevo riacceso il microfono. Allora, l'hanno chiesta loro, se mi ricordo bene, nella richiesta di modifica puntualizzano le superfici di cui hanno bisogno. Ah, va E bene, allora. quindi noi l'abbiamo rimodulata secondo quanto loro hanno puntualizzato in osservazione. Magari controlliamolo, nel senso che questo è un progetto molto interessante, cioè di riutilizzo di una cava in senso turistico ricettivo in una zona, quella del, no, insomma, del capoluogo del comune di Camaiore, dove noi magari nascessero strutture turistico-ricettive, no? Insomma, è un dibattito che c'è da anni, quindi è un intervento molto positivo, molto interessante, e qui, insomma, noi lo valutiamo come molto, insomma, vedete, lo conoscete perché ne abbiamo già parlato in sede di adozione, ecco, quindi. Comunque, la proposta è di accoglimento, quindi si tratta eventualmente solo di verificare, Fabrizio, attentamente, ecco, la parte. Magari ok. Io non ho capito nella parte perequativa, loro che danno in cambio il No, allora, la pacchetto. perequazione che avevamo già stabilito, Sì, non me la ricordo, se si potesse e rivedere. ci torniamo. Vai un po' alla parte perequativa, Antonella. Fabrizio, è quella aggiunta lì, visto che poi ora si vede anche sulla carta, è nel territorio urbanizzato? È un nucleo rurale? Dov'è? No, perché qui siamo, non siamo dentro il territorio urbanizzato, questi sono gli interventi di recupero del territorio rurale, ok? Sono le aree di riqualificazione Ma ambientale. le proposte di aggiunta in sostanza fa rientrare anche quei due lotti lì Sì, nell'area. nel progetto di complessiva Ok. riqualificazione. Possiamo guardare la parte perequativa, Antonella? Eccola lì, scusa, forse no, ecco, questo. Prescrizioni normative di dettaglio, misure di mitigazione e compensazione urbanistica. L'attuazione della previsione è subordinata all'adeguamento della viabilità di accesso via della Serra e realizzazione di parcheggio di attestamento. Ecco, che significa? Ecco, questa cosa qui, io voglio capire, adeguamento della realtà di accesso e realizzazione di parcheggio di attestamento. Ora la leggiamo e poi Fabrizio te lo illustra. Messa in sicurezza e sistemazione morfologica dei fronti, delle piazzole e dei piazzali di cava, con contestuali interventi di ingegneria naturalistica preferibilmente, di sistemazione paesaggistica ambientale. Andiamo giù. Convenzionamento dell'uso e della fruizione pubblica del centro sportivo e dei parcheggi, cioè qui poi ci sarà anche una convenzione che ci consentirà, come si è fatto anche, no, per altre strutture sportive del nostro territorio, di stabilire che una parte magari degli spazi sportivi possa essere utilizzata in parte anche dal comune. L'esempio, diciamo, più recente che mi viene in mente è quello del centro sportivo Pardini, ricordate che è passato un consiglio comunale che ha messo a disposizione del comune alcune ore da usare, no, per, diciamo, per le associazioni e per il comune più in generale. Quindi questa è la parte perequativa. E poi dice Niente. anche sistemazione anche con interventi di ripristino della viabilità di arroccamento della sentieristica esistente e collegamento tra la sede. Esatto. Sì, esatto, mi ero dimenticato di leggerlo, esatto. Ma erano le cose che avevamo già visto in sede di adozione, non è cambiato Sì, no, niente. no, ma io volevo capire se si torna su, se mi spiega bene quella cosa lì, perché volevo chiedere delle cose. Torniamo un attimo su sulla parte perequativa. Se vogliamo, Riccardo, possiamo specificare che è attestamento lungo, se, Può tornare su ubicato. nella scheda? Scusate, la potete alzare la perequazione che non si vede? Ho capito quello che Antonella, Antonella,
torna all'inizio. Riccardo vuole capire meglio la prima cosa che c'è scritta sulla perequazione, quella sulla sistemazione della viabilità. Ma ho capito quel che dice Riccardo, non, è un po' come dire critico, parcheggio d'attestamento, no? Quindi magari specifichiamolo meglio se vogliamo, perché Perché? di parcheggio d'attestamento ubicato. Bravo. Perché lì, io non so se ci conoscete in quell'area lì. Lì è un'area che io ci ho fatto un video, io faccio tanti video, ma una settimana fa appunto ci ho fatto un video perché mi hanno chiamato lì, c'è proprio bisogno di un parcheggio lungo proprio lì adiacente Via della Serra. Proprio Da ubicarsi volevo capire lungo. dove andava a insistere questo parcheggio e qual era la viabilità da migliorare, se era Via della Cava o Via della Serra, perché Via della Serera non mi No, sembra. c'è scritto Via della Serra, c'è scritto. Sì, ecco, ma Via della Serra non mi sembra, se già, mi sembrava che fosse già abbastanza. Quindi, adeguamento della vetrata di accesso, Via della Serra. Ecco, non riesco a capire cosa si può adeguare di Via della Serra, mi sembra. E realizzare il parcheggio di attestamento. Ecco, il parcheggio di attestamento sarebbe importante averlo veramente, un parcheggio quasi in cima, perché c'è un nucleo di familiari, ci sono un Allora, loro nucleo di. propongono proprio quel lotto che vedi che abbiamo aggiunto, no? Quindi che è Riccardo, sottostrada, vedi? me la fai fare una battuta? Posso farla una Sì, battuta? sì, sì. È uno di quei casi in cui la previsione urbanistica ha anticipato il video, eh? Nel senso che il parcheggio era già previsto in sede d'adozione. Riccardo, però una cosa se volevo sapere, quando parli della Via della Cava, no? Ma quella zona lì è tutta, a parte l'ingresso verso il lato più sotto la cava, per l'appunto, da Via della Serra, il resto è tutto recinzioni di giardini privati. Perché dici che andrebbe adeguato la via della Cava? Ora, detto che andrebbe adeguata Via della Serra, è nell'osservazione c'è scritto che è No, adeguata. parlo di Via della Cava, te mi parlavi di Via della Cava. Perché quella è stretta, non so se ci siete, se poi lassù si sviluppa veramente un centro sportivo, un'area di anche Sì, di ma escursioni. che funzioni ha Via della Cava? Soltanto di accesso alle abitazioni? No, Via della Cava si accede alla cava. Via della Cava porta proprio lì dove loro vogliono sviluppare quel progetto. Però diciamo, ora può darsi che qui ci sia un problema di toponomastica, perché se io vado su Google, quella che te chiami Via della Cava si chiama Via della Serra, capito Riccardo? Capito? Cioè, la strada quella lunga che fa giro giro sotto monte. E passa sotto la cava, è Via della Serra. Via della Cava è soltanto quel trattino corto che c'è nel mezzo al lotto. Ora Certo, ma io non dicevo. Ah, ma a te intendi per Via della Serra, quella è Via di Pozzo. Io non capisco. Via della Serra. però no, Via di Pozzo, diciamo, è a est. Lo vedi il lotto che loro propongono proprio in ampliamento della previsione, che è proprio dove dici te, cioè vicino alle case. Cava quella lì. Però invece su Google quella viene data come Via della Serra, Posso capito? fare una proposta? Vabbè, d'accordo. Leviamo la parentesi, basta togliere la parentesi Via della Serra, lasciamoci viabilità di accesso, come si chiami, nel senso che poi dopo, magari in sede E lì progettuale. magari crea della confusione perché Via della Serra non credo che arrivi lassù alla cava. Va bene. L'inizio è Via della Cava. Lì si Vorrei vedere la arriva. parentesi, tanto voglio Ma dire, se c'è e poi c'è scritto, lo sa anche e meglio poi di c'è, me. Scusate, e poi c'è Graziano. scritto da ubicarsi il parcheggio lungo la viabilità nei lotti contemini agli insediamenti residenziali esistenti. Sì, peraltro Fabrizio va bene, ma è la collocazione lo garantisce, no? Ti torna. Sì. Scusate, ora io però ho un problema che mi sono venuti ad agganciare la fibra. E quindi purtroppo io mi devo. Io Non devo stavamo. uscire anch'io, ragazzi. Lo stavo dicendo ora, guarda. Quindi io purtroppo, anche volendo, me la staccano la rete, capito? Quindi per una mezz'ora, 40 minuti, finché non fanno l'intervento, non avrò la rete. Ecco, diciamo. Va bene, possiamo proseguire, direi. Poi magari se c'è qualcosa che Sì, abbiamo ma bisogno. ti volevo chiedere, Jacopo, dov'è che dici tutto Via della Serra? Ecco, ho Quindi vi capito poco. saluto, ci vediamo le prossime volte, intanto, va Allora, bene? ciao Ciao. Fabri. Ciao Fabri.
Graziano, Graziano, Riccardo, ti dicevo questo. Guarda la schermata che ci abbiamo ora, no? Allora, il perimetro tratteggiato celeste interseca quella strada torta. Quella strada torta lì, più grande, io la vedo chiamata come via della seta. Poi c'è quel ramo più piccino, anche quello torto. Che ne sono tre di strade, cioè via della Cava, via della Sera che va dove sta Paoli, eccetera, e via di Pozzo che va di là. Va bene, e poi quel tratto corto, il più corto di questi qui tre che vedi, tornami dove eri prima, Antonella, per favore. Siamo andati al Lido. Ecco, questo tratto qui corto, tutto torto, fra i due RBA. Sì, per me quella lì è via della Cava. Oh, ecco, allora se per te quella è via della Cava, ti dico perché me la vuoi allargare, che è solo di accesso, secondo me, per solo migliorare di... l'accesso lì, c'è anche delle abitazioni, poi ci stanno anche diverse famiglie più avanti. Però delle due l'una, io dico questa strada qui è di servizio alle sole abitazioni, poi dimmi se mi sbaglio, per sì. Cui se qui ci aumenta il traffico, comunque insomma ci sarà... La del primo. Ah, come si vede prima l'ha scaricata. Non capisco, non ho capito. Mi sono già ingolfata. Antonella, il microfono. Antonella, il microfono, per favore. Scusatemi. Dicevo, se in funzione del fatto che qui ci viene realizzata sta cosa, sulla strada principale di accesso, che è Via della Serra, aumenta la viabilità, insomma, il carico di traffico, è quella che ha più senso... adeguato, sì, no? Dico, non so che intervento ci si possa fare, ecco, volevo dire, non ho detto non facciamo l'intervento, ho detto non so che tipo di intervento, perché mi sembra già una bella strada quella lì, ecco, volevo dire questo, mentre quell'altra via della Cava è una strada stretta brutta che avrebbe bisogno di intervento, cioè poi magari se si fa e si migliora anche via della Sera, ok, non volevo dire no al miglioramento di via della Sera, mi sembrava fosse già abbastanza buono. Ok. Allora, osservazione. Scusate, certo... scusate, commissione, ma devo annotare qualcosa perché parlavo un attimo con Roberto. Devo devi annotare che per evitare problemi di toponomastica, ove vi fossero, leviamo la parentesi via della Serra. Sì, vabbè. La previsione è chiara, mi sembra, quindi insomma. Però ci fosse un problema di toponomastica, così lo risolviamo. E c'è anche più libertà. Poi, è bello perché di lì ci va veramente molto bello, ci va il Greppo Lungo, c'è una sentieristica che andrebbe un po' migliorata, però è bello. Ok, allora andiamo avanti. Osservazione 190. Si chiede di modificare l'identificazione planimetrica del parco fluviale del Camaiore, Lucese e Lombricese, deperimetrando la proprietà per la possibilità, mediante il recupero dei manufatti condonati A e B, di poterli recuperare tramite la sostituzione edilizia allontanandosi dal confine di proprietà o di realizzare la prima casa, in cambio la proprietà si impegnerebbe con il metodo perequativo a realizzare per il comune opere di urbanizzazione o accedere gratuitamente a porzioni del suo ampio terreno. Questa osservazione, Simone, l'avevamo già vista perché chiedeva due cose, le schedature e questa eventuale scheda norma, ok? Infatti si era già vista questa. Sì, perché è divisa in due parti. La parte che riguarda la scheda norma è non accolta perché la richiesta di modifica della partizione spaziale indicata nell'osservazione non tiene conto delle indicazioni di natura morfotipologica contenute nel piano strutturale e non risulta coerente alle determinazioni di natura progettuale di cui al piano strutturale che il piano operativo è tenuto a declinare e dettagliare. Cioè sostanzialmente gli si dice che l'inserimento di quell'area così com'è in sede di adozione è un inserimento corretto, insomma. Vedete, siamo proprio, diciamo così, nel territorio, insomma, con queste caratteristiche.
insomma, una scheda normale non è immaginabile. Siamo, Manola, se non dico una sciocchezza, siamo anche esterni al perimetro del territorio urbanizzato, no? Sì, certo, è per quello che è Forse però. in area agricola del parco fluviale e quindi non è possibile, sarebbe soggetta alla copianificazione e recupero di questi manufatti se ci vuole fare un cambio d'uso, chiaramente non abitativo, ma di altro tipo. Manuela e Simone, una domanda. Nel caso appunto di schede norma o richieste di osservazione di presentazione di nuove schede norma che riguardano il territorio rurale e quindi impegni di suolo in territorio rurale che chiedono la copianificazione, abbiamo tenuto lo stesso atteggiamento, no, in termini di istruttoria, cioè Ma sì. qualora si realizzino condizioni ritenute compatibili con gli indirizzi del piano strutturale. No. Una scheda norma in territorio rurale richiederebbe la variante al piano strutturale e al piano operativo, quindi No, non le no, abbiamo accolte. quello che volevo dirmi, Anola, è questo. Nel caso in cui venga proposta un impegno di suolo in territorio rurale, che quindi è sottoposto a questo tipo di procedimento, no? Qualora l'amministrazione abbia ritenuto che il tipo di trasformazione di impegno, nonostante sia incompatibile con i procedimenti di cui stiamo parlando, sia comunque meritevole di poter, cioè conforme, compatibile, come dire, meritevole di riesame in sede di variante o di nuovo procedimento. Abbiamo tenuto conto di questo anche nel caso di. L'abbiamo detto nell'istruttoria. Abbiamo Questo. detto che non è possibile accogliere la richiesta in quanto un contrasto con la legge regionale 65, tuttavia la proposta è interessante e sarà valutabile. Ora non mi ricordo la tipologia in una fase successiva, cioè qualora l'amministrazione ritenga di riprenderle tutte queste proposte interessanti e fare un procedimento apposito di variante al piano strutturale, al piano operativo, con la conferenza paesaggistica. Riguardo a Vado, no? Anche quel complesso che volevano fare quell'albergo lì a Vado in via di. Sì, bravo. Diciamo che in questo caso non c'è quel tipo di indicazione per il semplice motivo che non è stata individuata in modo chiaro dall'osservante una proposta di interesse pubblico. Quindi, Jacopo, per essere chiari, un domani, no, che c'è un procedimento di revisione del piano strutturale, se il soggetto propone un intervento, perché poi le chiedeva semplicemente un intervento di recupero con un cambio di destinazione d'uso di volumetria esistente, no? Allora, se lo proporrà in cambio magari, no, di un'opera pubblica individuata più compiutamente che è ritenuta di interesse, è rivalutabile. Però in questo momento non ci sono gli elementi, no, per dire che è di interesse pubblico, perché in realtà lei, se capisco bene, il soggetto, insomma, ci propone semplicemente la cessione di una parte dell'area di sua proprietà, ma non è chiaro per farci cosa, ecco. Non so se mi sono spiegato. Sì, no, no, ma è chiaro. Poi, dopodiché, si può anche pensare che comunque in quell'area lì non ci sia interesse pubblico che tenga. Infatti, cioè, diciamo, allo Stato non si vede un interesse pubblico che possa portare a Va bene, quella formulazione lì. non contestavo, era solo per darci una Sì, misura sì. di come si era operato. Allora, 192. Allora, qui siamo in una previsione in via dei Carignoni, vicino al ponte di Carignoni, dove in sede di adozione è stata inserita una scheda norma che prevede l'allargamento del parcheggio attuale. Sostanzialmente, ci viene detto che si rende necessaria la correzione dei parametri della scheda. Poi per ragioni di natura perequativa, cioè per trovare un equilibrio economico finanziario più sostenibile. Vuoi perché, insomma, ad avviso dell'osservante, i parametri che erano stati introdotti in fase di adozione non consentivano la compiuta realizzazione dell'intervento
che l'amministrazione immaginava di concedere in termini appunto compensativi, diciamo, rispetto alla realizzazione dell'opera pubblica. E quindi c'è un parziale accoglimento nel tentativo appunto di trovare questo corretto equilibrio e mettere in condizione il soggetto di realizzare l'intervento. Quindi vediamo la scheda norma. Allora, questa è l'adozione, Antonella. E questa è l'adozione. Questa è l'adozione, andiamo avanti. Questa è la, vedete, proposta di modifica che riduce un pochino il parcheggio pubblico a vantaggio della superficie fondiaria, perché l'osservante faceva proprio presente di non essere in grado nella superficie fondiaria originaria di organizzare sostanzialmente l'intervento edilizio che gli era stato concesso, oltre a un problema di equilibrio, diciamo così. Andiamo avanti. Allora, ecco, sì, ingrandiscilo Antonella, a parte lo possiamo fare anche noi. Ecco, aspetta Antonella, parti dall'inizio, forse ci sono delle modifiche prima, non lo so. No, ok, andiamo giù. Allora, la superficie territoriale è stata corretta, se ricordo bene, sulla base di un'indicazione che ci ha dato lo stesso osservante, tutto qua. E vedete, la superficie fondiaria per le trasformazioni è aumentata di 350 metri quadrati e abbiamo ridotto il parcheggio di circa di poco più di 500 metri quadrati. Resta un parcheggio di 1570 metri quadrati. Superficie edificabile massima residenziale è rimasta uguale. Andiamo avanti. No, no, torna un attimo su, Antonella. Ancora su. Ferma lì. Vedete, è rimasto la parte privata è rimasta uguale, vedete, dal punto di vista delle possibilità edificatorie, 360 metri quadrati sono rimasti tali, unità immobiliari sono rimasti tali, altezza è rimasta tale, cioè qui il problema che ci aveva sollevato l'osservante era proprio che la superficie fondiaria che gli avevamo concesso era troppo piccola per poter organizzare quattro unità immobiliari. Quindi sostanzialmente non è aumentato, diciamo, l'aspetto di vantaggio per il privato, semplicemente abbiamo ridotto un po' il parcheggio pubblico, aumentato un po' la superficie fondiaria perché lui ha argomentato in modo, diciamo, serio che la superficie fondiaria era troppo piccola per organizzare quattro unità immobiliari. Questo è il tutto, insomma. Quindi una riduzione del parcheggio pubblico finalizzata a una superficie fondiaria che consenta la realizzazione di questa parte della previsione. Se non ci sono osservazioni, vado avanti. Allora, osservazione 201. Si chiede la riperimetrazione dell'area oggetto della scheda norma TR 4.9. Siamo in via Oberdam. Per togliere dalla scheda norma una parte di proprietà. Se si è scordato di leggere quali erano le perequazioni. Su che cosa? Su quella precedente non è letto cosa cedeva al privato, cosa faceva al privato per l'edificazione. Il parcheggio, ma quella penso sia rimasto uguale all'adozione, guardiamola, ok? Torniamo indietro. Se la memoria non mi inganna, è rimasto uguale all'adozione. Vediamo. Andiamo giù. Sì, vedete, è rimasto uguale. Realizzazione e cessione del parcheggio e area di sosta prospiciente la via di Carignoni. Realizzazione di una fascia verde di ambientazione. Andiamo giù. E
eccetera. Sì, non l'ho detto Alberto perché in realtà questa è una scheda norme esistente, no? Che abbiamo semplicemente ritoccato. Comunque sì, magari lo ricordiamo via via anche per chi ascolta che magari non lo sa. Ok. Baldaccini Ennio, scusate, non, insomma, il nome non si può fare. Ma in ogni caso, si tratta di un'area dove lui chiede la deperimetrazione di una parte dell'area inizialmente inserita in questa scheda norma perché esiste un'attività commerciale in quell'area diversa, diciamo, dalle previsioni urbanistiche. Quindi noi l'avremmo accolta. Non ho capito, no. Lui chiede tutta l'area No, del pianeta. lui chiede che vedi, guarda, benissimo, questa immagine è perfetta. Vedi Riccardo, chiede che un tassellino, vedi, inizialmente inserito nella scheda norma venga scorporato, perché lui dice qui io svolgo un'attività diversa dalle previsioni della scheda, insomma. Sono due cose distinte, dice lui. Ecco, questo è un po' Cioè, una... non ha nulla a che vedere con l'attività commerciale. Sì, lui dice... Produttiva. Sono due realtà, diciamo, nello stesso complesso, no, edificatorio convivono realtà diverse, quindi limitatemi la scheda norma, no, stralciate sostanzialmente dalla scheda norma una parte dell'edificio perché qui c'è un'attività di carattere diverso, insomma, credo piuttosto conosciuta, no? Non credo ci sia bisogno di, insomma, di ulteriori, insomma, spiegazioni. Quindi è vero, insomma, è così, no? Ora in quel complesso convivono attività diverse e lui chiede questa diversità, mantenetela, ecco. Quindi, tra l'altro, abbiamo ridotto la scheda, È non è? un'abitazione, credo, no? O sbaglio? Eh? No, forse non è un'abitazione, forse mi sembrava. No, 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 allora ok. dovrebbe essere la parte in cui, ora lo riguardo. No, è funzionale all'attività commerciale, Riccardo. Sì, non capisco lo scorporo, ecco. È perché lì, dice l'osservante, mi pare torni, c'è un'attività commerciale, cioè una parte di quell'area è funzionale all'attività che c'è lì, capito? Sì, no, ma giusto, ma per capire, non per Scusate contestare. un attimo solo, un attimo solo. Ehi, Jacopo, che c'è lì? Come... O Alberto, se voi altri magari... Allora, non so, questo forse è la manovra, però magari ce lo sa dire. Allora, le funzioni che stanno all'interno del TR19, sì, 4-9, sì. 4-9, vediamo se li fa vedere l'Antonella perché anch'io non me le ricordo. Ecco, però dico, sono quelle attuali praticamente. Sì, dovrebbero essere quelle attuali. Aspetta un attimo, eh. Antonella, puoi ingrandire un attimo? Io ci leggo. Ma che senso ha Manolo questa cosa? Per capirlo io, perché va benissimo per capirlo. Ah, ma allora io salvo, ripeto, errori, ma cioè No, ma quello è questo... un complesso, no? Dove oggi convivono due attività. Vi torna? Due Ma è attività. residenziale allora? Eh? L'altra è residenziale. No, allora lì, quello è un complesso dove oggi, dico allo stato attuale, convivono due attività, una di carattere alimentare, no? E una diversa, legata sempre, diciamo, a un ambito alimentare, ma specializzata nel vino, no? Correggetemi se sbaglio, nelle bevande, insomma. E Sì, le quindi, bevande. se Bibite, bibite. capisco bene dall'osservazione, lui dice: limitate la scheda norma alla parte del complesso immobiliare oggi adibita all'attività di carattere alimentare, distinguendola dall'altra.
Io questo mi ho capito e mi ricordo, giusto Manola? Antonella si può sì, sì. Antonella, si può vedere l'adottato, per favore? Ecco, vedete la differenza? In pratica, nella scheda originaria, quella adottata, si metteva insieme sia l'attività commerciale del supermercato e quella della vendita delle bibite, che però in realtà sono due attività separate, ancorché magari, non lo so, della solita proprietà, ma sono due cose disgiunte. Ecco che quindi abbiamo operato, abbiamo accolto questa osservazione. Sì, ok, grazie. Ma no, mi domandavo una cosa, siamo sicuri che siano disgiunte oppure che invece non rappresenti una residenza come la casa di guardiania? No, da quello che sappiamo noi, ora chiaramente verifiche di questo genere non le abbiamo fatte, però insomma io conosco i luoghi come penso anche voi, c'è questo supermercato e poi in aderenza c'è questa attività di vendita, credo all'ingrosso e anche al dettaglio, di bibite, acque e così via. Però non abbiamo fatto verifiche col SUAP, No, ma è da capire se c'era una funzione residenziale lì dentro o meno. Questo non lo so, se dentro c'è una parte residenziale, sì. Anche questo non lo so. Ah, mi dice Roberto di sì. Dice Roberto al piano di sopra. Io questo non lo so. Vabbè, ma in ogni caso, anche vi fosse, è corretto che la commissione lo sappia. Ma e se l'edificio, come dire, no, è organizzato in modo tale che al piano terra c'è un'attività e sopra c'è una residenza, cioè ci si fa poco, no, onestamente, non è che, cioè, tra l'altro viene semplicemente inserito nel territorio urbanizzato senza previsioni particolari, vi torna, cioè non, diciamo, è bene saperlo, ma la valutazione non cambia, vi torna il ragionamento? Sì, sì, torna. Jacopo. Sì, nel senso, quello che è previsto in questa scheda, cioè è chiaro che oltre l'esistente non ci si va, no? Quello voglio dire, se è in condizione legittimata è evidente. Dopodiché mi sembra che quella lì sia un'area che ha una funzione omogenea, salvo la residenza. Ecco, questo voglio dire, se c'è. Allora, quella residenza lì che magari è legittimata a ragione della funzione commerciale, cioè che nasce insieme magari alla funzione commerciale, se ora se è proprio lì e ora la distinguiamo, cioè la leviamo di lì. No, però forse scusate, noi non è bene ricordare qual era la previsione originaria, magari andiamoci, nel senso che la previsione originaria era volta, guardiamola la scheda, a favorire sostanzialmente una delocalizzazione della parte del supermercato, no? Che come sapete crea non pochi problemi dal punto di vista del traffico e dei parcheggi. Vi ricordate che la scheda norma va in questa direzione? Quindi lui dice, l'osservante, distinguetemi questo aspetto dalla parte, diciamo, che invece fa riferimento all'altra attività. Non so se mi sono spiegato. Guardiamola un attimo la previsione originaria sugli obiettivi, intendo dire, Antonella, così almeno è un attimo al telefono, c'è una telefonata. Antonella, se puoi scorrere l'osservazione per vedere qual era la previsione. Andiamo avanti. Aspettate. Vedete, no, torna su, troppo veloce. No, torna su. Sì. Questa. Torna su, sì. Torna su, Antonella. Vedete, noi avevamo previsto una possibilità di cambio d'uso di tipo residenziale con la possibilità di trasferire, vedete, l'attuale destinazione di media struttura di vendita alimentare in altra partizione spaziale, no? L'obiettivo è favorire una relocalizzazione più funzionale dell'attività media della media struttura di vendita alimentare in un contesto che già spinge verso una riconversione di carattere residenziale. Quindi
Lui ci dice semplicemente: scorporate una parte che non è quella, diciamo, della struttura di vendita alimentare esistente, e che quindi, come dire, non è un'altra cosa, insomma, è un'altra attività. Tutto qua, ecco. È più chiaro ora? Volete dare un'occhiata con Google Map per vedere se si vede quello di lo stato dei luoghi? Penso lo conosciamo tutti, giusto? No, secondo me una volta, se va a buon fine l'eventuale spostamento del supermercato, no, questo non implica che venga spostata anche l'attività di vendita al dettaglio delle bevande, per intenderci, l'altra attività. Sì, esatto, cioè si distinguono le due cose in modo netto, ecco, non, mi sembra corretto, come posso dire. Sì, anche per me. Allora, se non ci sono altre osservazioni su questa osservazione, scusate il gioco di parole, procedo. Allora, 206. Allora, qui siamo in un'area inserita nel parco urbano, che è di proprietà privata, nel parco urbano dell'area centrale della Versilia, quindi siamo a Lido di Camaiore, in zona Benelli, per capirsi, e il cittadino chiede l'edificabilità dell'area. E propone, diciamo, fa una proposta che è quella di cedere al comune degli spazi pubblici per 1050 metri quadrati su una superficie territoriale di 3900 metri quadrati. In cambio della possibilità di fare 4 unità immobiliari. E niente, l'istruttore dell'ufficio è che la proposta, diciamo, non incontra sotto il profilo degli interessi pubblici una particolare rilevanza rispetto all'avere 1050 metri quadrati di spazi pubblici, e che quindi non sarebbe stata accolta. Vediamola. Questa praticamente è l'area, e in sede di adozione qui è prevista, diciamo, è prevista un pezzo di parco urbano. Vedete? E l'istruttoria è quella che vi ho detto. Ora, mentre la leggo, lo dico per correttezza, perché è chiaro che il tema delle osservazioni è molto delicato. No, mi viene in mente questo mentre la leggo, lo dico anche alla Manola, insomma, siccome, correggetemi se sbaglio, qui siamo nel territorio urbanizzato, no? Tant'è che viene detto che diciamo, la proposta non raccoglie un particolare interesse pubblico. È chiaro che, per come è stata proposta, non raccoglie un particolare interesse pubblico, perché l'osservante propone 1050 metri quadrati di spazio pubblico in cambio di 4 unità residenziali, con il che verrebbe meno l'obiettivo dell'estensione del parco. Però, lo dico per onestà intellettuale rispetto anche all'osservazione che è stata fatta sul parco archeologico dell'Acquerella, un piccolissimo, no, intervento, diciamo, di carattere residenziale a fronte della cessione al comune di tutto il resto dello spazio destinato a parco pubblico, diciamo, starebbe nello schema che abbiamo usato anche nell'Acquerella. Quindi, ma mi è venuto in mente mentre la illustravo, cioè, quindi io non so se magari la commissione valuta di mettere questa osservazione fra quelle magari da rivedere in un contesto più di carattere generale, perché per la verità un interesse pubblico ci potrebbe anche essere,
Simone, almeno, volevo ricordare che il dimensionamento è esaurito, eh? Appunto. No, ma io sto dicendo una scusa, ma no, la sto dicendo una cosa diversa. Sto dicendo che noi abbiamo messo nel limbo delle osservazioni dove c'era un istruttore di accoglimento, va bene? Me ne viene in mente una, che è quella di quell'osservante che era inserita nel complesso turistico ricettivo, che proponeva di realizzare un'unità residenziale, c'era un istruttore di accoglimento e l'abbiamo messa da parte. Sì, l'abbiamo messa da parte. Abbiamo messo da parte alcune osservazioni dove c'era un istruttore di accoglimento. Allora, dico solo, mettiamola da parte, poi è chiaro che il dimensionamento deve tornare, ma perché, ripeto, forse un elemento di interesse pubblico ci può essere. Lo dico per equità di trattamento, non è che... Ma... Valuti la commissione. Io, mentre illustravo, insomma, facevo questo tipo di riflessione qui, ecco. Voglio sentire il parere dei Lucchesi e della Manola. Convince poco, no, eh? Io, Riccardo, ti dico quello che ho detto prima a Fabrizio, a Simone, cioè il dimensionamento è esaurito, è chiaro che nell'ambito, come dice l'assessore, se magari delle schede norma che sono state predisposte, diciamo accolte dall'ufficio, non vengono accolte, allora magari si libera del dimensionamento che può essere giocato in altre aree e una potrebbe essere questa. Questo però poi a me sembra tra l'altro anche interclusa quest'area, perché l'area di sua proprietà mi sembra che non ci avrebbe neanche l'accesso dalla strada comunale, da come la mette l'osservante, che non è stato poi, come dire, oggetto di particolari verifiche, ma se vedete andare a chiudere questo rettangolo, da dove si collega con la viabilità? Ma scusate, però io voglio dire soltanto una cosa, perché poi quando... c'è qualcosa che non mi quadra. Chiedo scusa, io sto semplicemente dicendo questo, poi spetta alla commissione valutare. Sto dicendo che noi a Capezzano abbiamo appena visto un'osservazione dove in cambio di un'edificabilità molto ridotta ottenevamo un pezzo di parco, va bene? Qui c'è una situazione, diciamo, simile, nel senso che noi abbiamo una previsione di esproprio per allargare il parco urbano di Lido di Camaiore, ex Benelli, area centrale della Versilia, e chiaramente la proposta che ci fa il cittadino non è accoglibile, no? 4 unità residenziali con una superficie fondiaria molto significativa. Mi domando, perché è corretto domandarselo, permettetemi, se non sia il caso, siccome l'osservazione è tecnicamente ammissibile e ridimensionata molto consentirebbe al comune di prendersi un pezzo del parco senza espropriarlo, in analogia come si è fatto poco fa per Capezzano, non dico di accoglierla, di valutare, di metterla fra quelle che forse va valutata più attentamente, perché ricordavo alla Manola che tra nell'istruttoria positiva che ha fatto l'ufficio, no? Ci sono alcune osservazioni che abbiamo messo nel limbo e quindi il conto sul dimensionamento va fatto alla fine, questo volevo dire, no? Nella rivalutazione di tutte queste osservazioni. Dopodiché io non voglio entrare nel merito, mi ponevo solo una domanda. Perché io non lo so poi, no Riccardo, perché poi io non lo so nella gerarchia delle scelte che va fatta in fondo, se poi questa sta dentro o sta fuori. Dico che forse correttamente, come abbiamo fatto con altre osservazioni, fra quelle da mettere, diciamo, in questa verifica finale, perché non lo so rispetto ad altre osservazioni. Tutte le osservazioni. Allora vanno ridiscusse tutte. Lo dico. Ma perché? Jacopo, mi spieghi un attimo come la pensi, poi dopo ti spiego la mia. Voglio capire Jacopo come la pensa su questa cosa. Poi dopo si valutano tutte quelle che le riguardo tutte. Scusa Riccardo, l'assessore ha fatto
come dire, ha proposto una chiave di lettura simile. Ho capito a quello che ha proposto, ma voglio la tua opinione. Fammi fare veramente simile a quella che si può utilizzare nel caso dell'acquerella. Allora, qui probabilmente per un dato materiale, non so se è direttamente sovrapponibile, anche perché il parco esiste già. Cioè qui c'è già un'infrastruttura parco esistente, che quindi, come dire, funziona già di per sé, no? Allora, se è necessario fare in modo che aumentino gli standard di servizio al parco, in termini di parcheggio, di accessibilità, ragioniamone. Probabilmente, forse no, nel caso specifico. Anche perché significherebbe, come dire, ridurne l'ampiezza in termini di valori ambientali. Quindi anch'io non vedo che troppa sovrapponibilità, per quanto invece nel caso dell'acquarella, secondo me, il ragionamento sia diverso, perché in quel caso abbiamo un'area che ha un valore ambientale, archeologico, tutto da sviluppare e da valorizzare, per cui segnare il passo con un'omogenizzazione del perimetro, perché anche di questo si parla nel caso dell'acquarella, cioè abbiamo dei lotti, gli unici lotti che sono a monte, del limite fisico costituito dalla strada dell'area ambientale archeologica, con la proposta che ci viene fatta in osservazione, troverebbero una definizione diversa. In ragione di quella proposta, nel caso l'accogliessimo, lì avremmo anche delle dotazioni di servizio al parco, che in parte, anzi direi del tutto, è da realizzare. E quindi lì si costituirebbe, come dire, una funzione direttamente utilizzabile per il parco. Qui mi sembra che la situazione non sia proprio confrontabile, perché il parco c'è già. Sì, però scusa Jacopo, lo dico sempre per ragioni di correttezza. Bisogna che la commissione sia consapevole del fatto che lì c'è una previsione di esproprio. Quindi, diciamo, l'utilità di allargare il parco evidentemente c'è, no? Perché altrimenti non avevamo disegnato il perimetro così. E allora, siccome non è la stessa cosa dell'acquerella, tant'è che all'acquerella facciamo semplicemente un sopralluogo per valutare l'impatto ambientale, ma sull'interesse pubblico non ci sono dubbi, io non ho proposto di accoglierla. A me è venuto fatto spontaneo dire, siccome ci sono altre osservazioni, diciamo borderline, se non sia il caso di metterla fra quelle borderline. Se la commissione valuta che per ragioni appunto di interesse pubblico, o come diceva la Manola, per ragioni anche di conformazione, diciamo, territoriale, che non consente magari un'accessibilità a un eventuale intervento ridottissimo, non sia, diciamo, tra quelle su cui ci possano essere dubbi, io non ci sono mica problemi. La commissione conferma l'istruttore dell'ufficio, l'assessore non pone nessun tipo di problema. Mi è venuto spontaneo dire, siccome ce n'è altre, diciamo, di osservazioni borderline, che forse questa poteva essere tra quelle borderline, però per l'amor di Dio. Cioè... No, ma non è una... Non te ne faccio una colpa, sta tranquillo. Non si può dire, voglio dire, non si può dire, ecco, vi segnalo che non si può dire che l'interesse pubblico è inesistente, perché lì c'è una previsione espropriativa. Cioè si può fare una gerarchia degli interessi pubblici, ma non dire che gli interessi pubblici, in ogni osservazione ce n'è sempre gli interessi pubblici. No, sempre no. Quelli dove c'era un interesse pubblico discutibile, ne abbiamo alcune volte. Il 90% delle osservazioni portano l'interesse pubblico. È una scala di priorità, però mi sfuggono alcuni aspetti nel tuo ragionamento. Appunto, qui mi limito. Io non so che cosa dire. Mi termino, e non lo so, neanche io. No, decide la commissione. Io ho detto soltanto... che oggettivamente quello che hai detto l'ho capito bene. Io ho detto soltanto che oggettivamente c'è una previsione espropriativa e quindi valuti la commissione. Punto. Non è che non ho proposto l'accoglimento dell'osservazione, ho soltanto detto che forse poteva essere fra quelle da rivalutare in fondo per una corretta gerarchia degli interessi pubblici. Se la commissione pensa che invece non sia così, io ne prendo atto. Io, commissione, scusate, non ho capito. Volevo dire che molto probabilmente
forse non può essere neppure accolta, non so se nella sua interezza o porzione, perché come vedete nell'istruttoria abbiamo verificato che ricade anche in un'area che è riconosciuta come patrimonio territoriale nel PS. Quindi ora non so, questo devo fare la verifica, la posso fare anche in 5 minuti. Se tutta l'area dell'osservazione ricade nell'area di patrimonio territoriale o una porzione, questa è la verifica che posso fare. Poi io non ho bisogno di verifica. No, o c'è un altro pezzo come il nostro. Va bene. Ora, allora casomai, scusate, diceva Roberto di fare anche una verifica, di vedere se la proprietà confina con la proprietà comunale oppure c'è un'altra proprietà invece che si inserisce. Allora, se siete d'accordo, ve lo potrei dire lunedì prossimo quando ci incontriamo, facciamo queste verifiche. Scusa Manole, io voglio essere molto chiaro. A me voglio essere molto chiaro, nel senso che ho tanti difetti, ma non la chiarezza, la linearità e la correttezza dei comportamenti. Qui è evidente che l'interesse pubblico è limitato all'allargamento del parco. È vero quello che ha detto Jacopo Menchetti, non c'è nulla da dire. Qui non si tratta di realizzare un parco ex novo, il parco c'è già, si tratta eventualmente di ampliarlo. Quindi l'interesse pubblico qui c'è, perché c'è una previsione di esproprio, altrimenti non c'era la previsione di esproprio se non c'era l'interesse pubblico, ma è limitato all'allargamento del parco. Punto, è così, è limitato all'allargamento di un parco esistente. Se la commissione valuta che questo interesse pubblico sia, come dire, relativamente importante, cioè poco importante rispetto al fatto che il parco pubblico c'è, e che questo quindi non giustifichi, no, una edificazione pur limitata, io ne prendo atto, perché non è che posso dire, come nel caso dell'acquerella, che siamo di fronte ad una scelta strategica. Mi limitavo a segnalare alla Commissione che su osservazioni dove l'interesse pubblico era appunto di una portata non molto significativa, in un'incertezza che è quella, no, di collocare gerarchicamente sotto il profilo dell'interesse pubblico le osservazioni in fila per decidere in ordine al dimensionamento, le abbiamo messe da parte, no? Me ne viene in mente una dove, insomma, la perequazione era molto limitata e l'abbiamo messa da parte. Ne abbiamo messe da parte, credo, 3 o 4, se mi ricordo bene. Però lo valuti la commissione, cioè non è che io vi dico un dato oggettivo, questo permettetemi, no? Perché che cioè un elemento di interesse pubblico c'è, perché lì c'è una previsione di allargamento del parco, quindi non si può dire che un elemento di interesse pubblico non ci sia. È recessivo rispetto ad altre osservazioni, per l'amor di Dio, può darsi, tant'è che l'istruttore dell'ufficio non è positiva. Dico solo che in alcuni casi l'abbiamo messi da parte per poterle valutare in fondo tutte insieme. Decida la commissione con la massima serenità, non ci sono problemi. Sono serenissimo. Ci vai per favore con Google su quell'area e voglio capire tutto questo. Tutto questo. Vabbè, niente, mi fermo. Qui chiedo scusa, l'unico elemento di valutazione, no, da farsi è quanto sia importante l'allargamento del parco in quell'area. Tutto qua. Se la commissione valuta che l'allargamento del parco in quell'area... Voglio capire una cosa, l'area edificabile è questa striscia qui di terra. Ma perché vi interrompete, scusate? Scusa, era soprappensiero. Scusa Simone, non volevo... No, stavo dicendo, Riccardo, che noi abbiamo messo nel piano, no, una previsione che allarga il parco, no, fino alle case sostanzialmente, su tutta quella striscia che vedi, no? Allora, la cosa che dicevo io è che se
la commissione valuta che questo interesse pubblico all'allargamento del parco ci possa essere e sia meritevole di apprezzamento, no? Può valutare, no, un'edificabilità molto ridotta, diciamo laterale, che favorisca questo ampliamento del parco, no? Che prevede l'allargamento dentro questa striscia. Se invece la commissione valuta che alla fine questo allargamento, sì, per amor di Dio, non sia negativo, ma non sia nemmeno decisivo, importante rispetto al consumo del suolo, è chiaro che la valutazione è negativa. Io mi sono limitata a dire che in alcuni casi, quando c'era una situazione borderline, l'abbiamo messa da parte, ma se la commissione valuta che questa non è una situazione borderline, si va avanti, si conferma l'istruttore dell'ufficio e problemi non ce n'è. Cioè, mi stupisce, ecco, la levata di scudi, nel senso che ce ne sono state altre osservazioni dove serenamente abbiamo fatto questo tipo di riflessioni, decida la commissione. Tra l'altro siete voi. Ma è certo che decide la commissione, in tutte le cose decide la commissione, ci mancherebbe altro. Io mi limito a dire, questa è la striscia di terreno, questa qui marroncina. Questa è la striscia di terreno, dove abbiamo previsto... Io mi meraviglio di Simone in questo caso, però mi limito, finita lì la discussione. Cioè, scusa Riccardo, ma scusa Riccardo. Di vista, Simone, Riccardo, scusami, Scusa Riccardo. Ma io mi meraviglio di te, scusami, fammi finire. Io mi meraviglio di te, nel senso che ti informo del fatto che in sede di adozione abbiamo previsto l'esproprio di quell'area per allargare il parco. Poi si può anche valutare, va bene? Ho le mie idee, Simone. Ma ci mancherebbe, però non capisco perché ti meravigli. Perché il fatto che abbiamo previsto l'esproprio è un dato oggettivo, capito? E allora io ti sto dicendo, si può anche valutare, potete anche valutare come commissione, che non sia così tanto importante, va bene? Però il fatto che abbiamo previsto un esproprio è un dato oggettivo, non è opinabile, è un dato oggettivo. Quindi siete di fronte ad una previsione di esproprio, no? E il cittadino vi dice, vi do l'area in cambio dell'edificabilità, come è successo in altre osservazioni. Allora uno può valutare di dire, non ci interessa, non è così prioritario, va bene? Però la cosa che ho detto io non era di accoglierla, era che segnalavo alla commissione che sotto il profilo, diciamo, squisitamente tecnico, non si poteva dire che non esiste un elemento di interesse pubblico da valutare, perché abbiamo fatto una previsione di esproprio di allargamento di un parco, va bene? Tutto qua, perché ho tanti difetti, Riccardo, ma non quello, come ti posso dire, dell'onestà intellettuale, va bene? C'ho altri difetti, non quello. Ma non ti ho detto che non è l'onestà intellettuale. Non lo so. L'equivoco è chiarito se non lo volevi dire. Quindi la commissione valuta serenamente. Questa cosa qui l'hai capita te, dell'onestà intellettuale, o ti rimbalza nella testa a te, non lo so. Di che cosa ti meravigli? C'è una previsione di allargamento di un parco pubblico. Hai fatto battaglie per tante altre cose. Non sto facendo nessuna battaglia. Scusa, non sto facendo nessuna battaglia. Sto segnalando che non si può dire. Vuoi far parlare anche gli altri senza fare monologhi? È un'ora che parli, scusa, se no dopo c'è alza la voce qui. Io ti ho fatto parlare un'ora. Ora fa parlare anche gli altri, non è monologo, non devi fare monologo. Allora, ti voglio dire, hai la tua opinione, l'ho capita benissimo, hai la tua opinione, punto. Non ce n'è che se ne può discutere, ho capito bene tutto, nella mia testa. Finisce qui, punto. Io resto della mia opinione, è finita lì. Voglio invece che si esprima Minchetti su tanti aspetti su cui si è espressa precedentemente e la Manola e Lucchesi. Riccardo, io confermo quello che ti ho detto già in precedenza. Lei già ha detto, hai ragione Jacopo, scusa, volevo prima. No, secondo me in un caso analogo. Ho detto bene quello che hai detto. Ora voglio
voglio, non... quello che, voglio capire quello che dice la Manola e Lucchesi su questo aspetto, punto. Ma per chiarirmi l'idea io, non altro. Non è il discorso che stiamo, se vogliono intervenire la Manola e Lucchesi, ma mi sembra che gli elementi per decidere ci siano tutti. Adesso voglio sentire Lucchesi anche. No, ma quello io che ho detto diceva... in questa materia qui, tanti. Quello che diceva l'assessore è condivisibile, ma noi a livello d'ufficio questa valutazione l'avevamo già fatta, perché col parco, con l'interesse pubblico, anche col Cinquini, che poi il progettista non sono il Cinquini, molto probabilmente già la previsione di esproprio passando accanto alla rescinzione delle abitazioni, cioè è stata eccessiva, quindi molto probabilmente già in fase di adozione andava lasciata una striscia, perché sennò si va a ridosso delle abitazioni con parco pubblico e già lì è un problema. Però quello che dice l'assessore è capibile, qui c'è un interesse pubblico da valutare. Noi l'abbiamo valutato, come abbiamo detto, che non era, diciamo, prioritario rispetto a altre osservazioni, e quindi la commissione su questo ha tutto il diritto di esprimersi. Poi ora faremo queste verifiche, la Manola sta facendo la verifica, se è anche ammissibile l'accoglimento, no, ma... in base alla tutela delle... Scusa Roberto. In base alla tutela? No, scusate fuori, Roberto. Quindi, la verifica la Manola l'ha già fatta, quindi è fuori vincolo. Quindi ci si può fuori dal patrimonio territoriale, sì, fuori dal patrimonio territoriale, solo per l'area lì, solo l'area oggetto di osservazione, l'area dove ci sono gli alberi è dentro. Quello è già dal nostro. Ora stiamo facendo. Ma io non ho capito, si fa casino. Simone, poi un attimo, state zitti un secondo, mi fai finire. Chi ha detto la Manola? Che è fuori dal vincolo dal patrimonio territoriale. Ora poi chiedi il parere, è cioè fuori dal vincolo dato. Scusate, però io non capisco perché stiamo alimentando la discussione, nel senso che io non sono favorevole all'accoglimento dell'osservazione. Io mi sono limitata a segnalare, va bene, alla commissione, che abbiamo fatto una previsione di esproprio di quella striscia. Ora Roberto dice, ma forse quella previsione di esproprio è stata eccessiva, nel senso che si può anche decidere che il parco si attesta su quel lato lì dov'è, e anzi no, si mantiene una distanza dalle case. Va benissimo. Vi dico anche, forse è persino condivisibile questa opinione che diceva Roberto, però noi non l'abbiamo adottato così il piano, no? Quindi se la commissione valuta questo, ecco, magari, no, siccome dobbiamo essere trasparenti nelle decisioni, spiegheremo a chi ce lo chiederà che alla fine è stato valutato che forse quella previsione di esproprio è eccessiva. Perché diversamente, se quella previsione di esproprio non fosse eccessiva, il tema si porrebbe, no? Tutto qua, io vi volevo segnalare questo, per una equanimità di trattamento rispetto ad altre osservazioni che abbiamo messo da parte. Quindi la commissione dice no, non ci interessa espropriare quella striscia lì, non è importante, anzi manteniamo una distanza dalle case. Perfetto, bisogna essere consapevoli anche per il futuro che quindi forse c'è una previsione di esproprio che non è così importante, no? E forse questo ne va tenuto conto se ci chiedono delle spiegazioni sulle nostre scelte. Tutto qua. Scusa Riccardo, abbi pazienza. Scusa Simone, sono rientrato. Ma ascoltate un secondo. No, ma scusa Jacopo, siccome scusate, non si è fatto, scusa, voglio capire una cosa. Prima Lucchesi ha detto che Fabrizio è il progettista, ma lui intende del piano. Sì, non certo. Ecco Fabrizio, mi dici te come me la illustri questa, come mai avevi... era stato espresso un parere contrario a questa osservazione e i motivi. Fabrizio? Non so se ce l'abbiamo. Fabrizio è rientrato.
Fabrizio, non ti sentiamo. Allora, sul telefono, qui sei in persona che spegne, non mi manda, cioè la gente spegne tutte le telecamere. No, ripeti Dove, tutto. Dovete provare a spengere, siccome sono collegato con in hotspot. Spengi il microfono, Jacopo. No, ma ci sta dicendo di provare a spengere le telecamere perché ha la connessione in hotspot e quindi probabilmente non riesce a sostenere. Esatto. Esattamente. Siamo spenti, vai. Ok, ora mi sei riuscito a sentirmi meglio? Perfetto, vai. Sì. Ok, allora, qui c'è un equivoco che va subito chiarito, perché è vero che nel piano strutturale quest'area non è in variante strutturale, nella parte dello statuto del territorio, ma nello stesso piano strutturale quest'area, nella parte della strategia dello sviluppo, è indicata come parco territoriale, quindi con una vocazione a parco territoriale, mentre che se io vedete la T1-8 non è nel parco territoriale, è nei morfotipi del territorio urbanizzato. Questo è un aspetto molto importante, perché è vero che un'area... Non si capisce, Fabrizio. Si perde, Fabrizio. Scusate, io credo di aver capito però. Fabrizio ci sta dicendo che secondo lui c'è un contrasto col piano strutturale, se capisco bene. Allora però se è perché così... Perché è una variante strutturale, è sostanzialmente interno del territorio urbanizzato. Quindi, diciamo... Non si sente, Fabrizio. Fabrizio, non si sente, però io ho capito... Fabrizio, ascoltami un attimo. Perché non ti sentiamo, Fabrizio, non ti sentiamo. Io ho capito la sostanza, cioè tu dici che rispetto a... Il problema di coerenza con la strategia del... Allora, io più di così... Fabrizio sta dicendo che secondo lui c'è un contrasto col piano strutturale dell'osservazione. Allora però non va, lo dico alla Manola in particolare e anche a Fabrizio, forse allora Fabrizio non ti si sente, prova a collegarti col cellulare. Arriva voce col telefono. Dunque, finite per tramite il telefono dell'Antonella. Sì, ora ti sentiamo, ridici tutto allora. Io però ho bisogno che Antonella tu mi dia la risposta se mi sentono così. Ti sentiamo! Ti sente. Potete spingere. Allora, il problema qual è? Che il piano strutturale ha due discipline fondamentali. Una è quella statutaria, quella più prescrittiva, che ha controllato la manovra. E in effetti quell'area lì non è un invariante strutturale. Quindi, diciamo, un problema di conformità paesaggistica non ci sarebbe. Pur tuttavia, però, il piano strutturale ha anche un disegno di natura strategica, cioè ha la strategia dello sviluppo. Quell'area lì non è inserita nel territorio urbanizzato, ma è inserita in un ambito destinato a parco territoriale. A differenza, per esempio, della T1-8, che è invece dentro il territorio urbanizzato in un morfotipo consideriativo. Quindi, da un punto di vista però quindi della coerenza, realizzare lì un'area edificabile non è coerente propriamente col piano strutturale, che ha indicato quell'area da lasciare libera. Cioè, se non ci vogliamo fare un parco urbano, va bene, possiamo anche lasciarlo, come dire, verde privato o comunque un'area inedificata, ma non può certo essere urbanizzata, perché non è nel territorio urbanizzato, è sostanzialmente uno spazio aperto interno al territorio urbanizzato. Ok? Fabrizio, vorrei che tu mi ascoltassi un minuto. Allora, la discussione è nata, te non c'eri, dal fatto che io ho detto, forse questa può essere una di quelle osservazioni da mettere nel limbo e da rivalutare in fondo, perché abbiamo fatto una previsione di esproprio dell'allargamento del parco, siamo nel territorio urbanizzato e quindi uno potrebbe valutare, no, un'edificabilità ridottissima.
in cambio della cessione di un'area dove abbiamo previsto un esproprio, ok? Tant'è che l'istruttoria dell'ufficio non era un'istruttoria del tipo che dici tu, era un'istruttoria sulla valutazione dell'interesse pubblico e si è aperta una discussione, diciamo, sull'opportunità o meno di metterla da parte, ok? Adesso tu ci stai dicendo una cosa diversa, cioè ci stai dicendo che c'è un contrasto col piano strutturale, diciamo, su una parte che è quella della strategia dello sviluppo, ma c'è un contrasto col piano strutturale. Allora, se c'è un contrasto col piano strutturale, facciamo un'istruttoria che lo dica, in modo che la Commissione lo sa, lo sappiamo tutti, e fine della discussione. Nel senso che vi faccio notare che invece nell'istruttoria c'è una valutazione non tecnica, ma politica, permettetemi, cioè di importanza dell'interesse pubblico. Allora, quando le valutazioni sono politiche si discute, no? E io mi ero limitato a dirlo, a dire mettiamola fra quelle da rivedere, perché nella gerarchia dell'interesse pubblico, no? Forse va valutata attentamente a altre borderline. Ma se c'è un contrasto col piano strutturale, si scrive nell'istruttoria che c'è un contrasto col piano strutturale. Senti, e la Commissione ne prende atto, eh? Siamo senza rete, nessuna connessione internet, bene? Niente male. Simone, mi sentite ora? Sì. Sì, no, cioè non è un problema di contrasto, ma di non coerenza. E in più c'è un problema che, siccome il perimetro del territorio urbanizzato ha anche le aree interne, io preferirei piuttosto, appunto, come dici te, che siamo più precisi nella controdeduzione tecnica, segnalando questo problema di coerenza con il piano strutturale. Quindi dandogli proprio un orientamento più specificatamente tecnico e meno politico, ma io qui non me la sentirei di certificare coerenza, anche perché è comunque un'area agricola interna. Va bene, noi però destiniamo a parco. Ma Fabrizio, questo rappresenta una novità, no? Cioè, un conto è se è la politica che deve... No, probabilmente siamo noi che abbiamo scritto male la discussione in commissione, no? Un conto è se è la politica che deve decidere l'opportunità di un intervento, e io mi ero limitata a dire, boh, abbiamo fatto una previsione di esproprio, mettiamolo da parte, rivediamolo in fondo. Un conto è se c'è un contrasto col piano strutturale dal punto di vista della coerenza. Sono due cose completamente diverse, indichiamolo nell'istruttoria, fine della discussione, ci mancherebbe altro. Però almeno abbiamo un'istruttoria. Che si è protratta questa, eh? Eh? È una bella discussione che si è protratta. È una bella discussione che si è protratta perché tutti vanno trattati nello stesso modo, sto molto attento a trattare tutti nello stesso modo. E siccome ci sono altre osservazioni che abbiamo messo da parte, riguardiamo tutti. L'interesse pubblico è discutibile, avevo semplicemente... le riguarderò tutte dall'inizio, ora, visto le riguarderò quelle che abbiamo messo da parte. È finita, la discussione è finita. Perché c'è un contrasto col piano strutturale e noi non ne possiamo capito bene. Tra l'altro, si può anche chiudere la commissione, perché l'Antonella Venturini, come tutto il Comune Camaiore, non ci sono più perché gli è saltato il server. Il comune il server forse è saltato, ma la registrazione è in corso. Sì, però ha scritto l'Antonella in chat nostra che possiamo chiudere perché loro non vedono più niente. Ok, se è mezzogiorno si può chiudere. Noi la prossima ce l'abbiamo lunedì mattina. Però ecco, allora dico, concludendo il ragionamento su questa osservazione, Manola, non so se mi senti, l'istruttoria viene precisata nel senso che diceva Fabrizio, e fine della discussione. Rimaniamo in questi termini, eh? Era l'Antonella, mi ha confermato che loro non stanno vedendo assolutamente niente. Vabbè, insomma, comunque quello che ha detto Fabrizio, di modificare il parere. È chiusa la discussione su questa osservazione o no? Sì, è chiusa. Sì, è chiusa, sì. E c'è un contrasto col piano strutturale, ci mancherebbe altro. Appunto. Appunto, ma è venuto fuori ora, Riccardo. Cioè, non è che... No, caro io sapevo che era venuto fuori, no? Riccardo, per favore, nella chat è scritto Fabrizio ha scritto un messaggio dicendo che si modifica il parere dell'ufficio. L'ufficio manca, lo riferirà Fabrizio. Noi abbiamo la commissione lunedì alle 9. Va bene.
Buona serata a tutti. Altrettanto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao cari.